Allora, cominciamo con qualche ritardo, leggero ritardo. L'ultima seduta di questo convegno, di questo incontro, che è dedicata interamente a Vittorio Pica e parte dall'esperienza del lavoro fatto a Siena con il convegno organizzato da Davide Lacagnina, che poi prenderà parte naturalmente nella parte finale di questa mattinata conclusiva. È dedicato a Pica. Pica è un personaggio che, se si studia l'arte contemporanea, lo si ritrova molto spesso. Io già da ragazzo l'ho incrociato, però rimaneva un nome abbastanza astratto, diciamo, cioè concreto pensando agli albi e alle cartelle, astratto nell'insieme della sua personalità. Quindi questa iniziativa tra Siena e qui Pisa è molto importante, perché non solo offre degli affondo su vari aspetti di Pica, dell'attività di Pica, ma indica chiaramente la complessità e vastità del problema. Ora, a Siena inevitabilmente Davide mi ha chiesto di parlare di Pica e il futurismo, come una specie di predestinato a parlare sempre del futurismo, ma in realtà era una cosa anzi stimolante per molti aspetti. Però mi ricordo di avere suggerito una cosa che vorrei suggerire anche qui per dare in qualche modo il via a questa giornata, cioè una considerazione sulla tipologia di personaggio di Pica, perché Pica era un personaggio che si occupava della sua contemporaneità in senso stretto, e le modalità dei rapporti erano molto interessanti, perché erano dei rapporti assolutamente basati sull'esperienza e sulla fattualità. Cioè il problema non era solo di studiare i suoi contemporanei, ma di avere un rapporto diretto con i personaggi di cui gli artisti, letterati, cominceremo proprio con una dimensione letteraria, ai quali lui si interessava e quindi con i quali corrispondeva. Questo aspetto della contemporaneità, che non è un'astrazione, ma è una consuetudine, una necessità di rapporti che chiariscano. Cioè, io mi riconosco molto, voglio dire, ho scoperto di essere vagamente debitore anche a Pica, insomma, del modo con cui ho lavorato in questi decenni. E mi viene in mente per esempio un personaggio tipo Giuseppe Marchiori, cioè un critico, fra l'altro anche di partenza letteraria veneziano, che si mischiava proprio la critica, partiva dal rapporto con i soggetti che studiava e quindi con le loro idee, con i loro modi di fare. Ecco, questa è una questione molto interessante, perché temo che in delle storie della critica d'arte istituzionalizzata invece questi siano dei personaggi che sfuggono, perché sembrano abbastanza dei praticoni, voglio dire, non dei teorici. Ecco, invece la teoria si fa sulla pratica, sull'esperienza della pratica, e Pica in questo senso insegna. Allora, la nostra giornata è articolata in due parti. La mattina, e partiamo con questo, è proprio l'aspetto, diciamo, del Pica letterato, che è la partenza, il quadro della partenza napoletana, di cui ci parla Nunzio Ruggero. Io che insegna letteratura italiana, mi ha detto, alla Suor Orsola Benincasa a Napoli, e parlerà di Pica e Croce e il filologo, il circolo del filologo. Note in margine a un carteggio inedito. Ecco, quindi è una partenza anche piazzata bene, forse, penso, nello sviluppo cronologico del nostro
discorso. Poi seguirà Quattrocchi e Livia Spano questa mattina e poi altri due interventi nel pomeriggio. Io ti darei la parola. Bene. Allora io ringrazio Davide Lacagnina per avermi invitato e naturalmente anche gli altri organizzatori del convegno e quelli che partecipano, che ho avuto modo di conoscere soltanto nella serata di ieri. E passo subito, per ragione di tempo, alla presentazione. Come si fa a far partire la presentazione? Eccola qua, perfetto. Pica, Croce e il filologico, il circolo filologico. Non so se si legge bene, in alcuni casi forse le immagini non saranno nitidissime, mi scuso con gli storici dell'arte, non è propriamente il mio campo, ma ho cercato di fare del mio meglio. Vado subito alla presentazione del carteggio. Questo è un carteggio inedito, è un carteggio di immediato perché c'è solo la voce di Vittorio Pica, che poi in effetti in questa sede è quella che ci interessa di più e che è l'interlocutore più attivo, come spesso succede per gli esperti di insomma, i ricercatori di cose pichiane sanno che l'epistolografia di Vittorio Pica è sovrabbondante, spesso ripetitiva, ma si fonda su una precisa strategia, insomma, di raccolta di informazioni, di smistamento delle informazioni nel mercato delle lettere. Siamo, come ha già detto Enrico Crispolti, appunto alle origini della società di massa. E Pica lo sa bene, e lo ha capito bene, si muove bene dentro questo mercato e deve mediare tra diverse fasce di pubblico, tra gli esperti, tra i grandi scrittori, i lettori, in questo contesto che è quello dell'allargamento della base del pubblico dell'Italia postunitaria, in cui Pica è un operatore decisivo, molto importante. E in questo lavora d'intesa e in tandem con Benedetto Croce. La corrispondenza conta 177 pezzi, il che vuol dire, dobbiamo calcolare, più o meno che fosse doppia, insomma, se avessimo potuto recuperare anche la voce di Croce. Ma quello che più interessa e che mi induce a fare poi un discorso molto mirato a un biennio fondamentalmente della sua attività è che ben 88, quindi la metà di questa corrispondenza, si concentra negli anni 90 dell'Ottocento e addirittura nel biennio 94-95, proprio gli inizi del 96, ci sono 64 comunicazioni. Non è una foto, questa qui non è una foto venuta male, è proprio così, nel senso che la scrittura di Pica, e questo è un po' la croce di quelli che hanno dovuto leggere, il vezzo di inchiostri raffinati, il verde, il violetto, l'azzurrino, con l'uso di supporti cartacei che non erano adeguati, e lui non poteva sapere che non erano adeguati a quel tipo di inchiostro, porta poi alla fine a una progressiva perdita di testo. È il motivo per cui Alda Croce, la figlia di Benedetto Croce, mi chiese di andare a fare questa trascrizione perché era allarmata dall'idea che non solo si fossero perse le lettere del padre, ma si perdessero, e quindi si perdesse memoria di questa, che in effetti è una conversazione, non è una conversazione, mi correggo, ma è proprio uno scambio operativo, come diceva Crispolti, molto concreto. Però un problema in più, non è solo l'inchiostro. Qui c'è il problema della mancanza delle date, che ancora mi costringe, volendo pubblicare diciamo, queste lettere, a stare attento e a intervenire con delle congetture attraverso elementi interni, il calendario delle conferenze del circolo filologico, per cercare di capire dove sta cronologicamente quel martedì mattina, che non è scontato, domenica sera. E quindi bisogna, ce ne sono quasi tutte così, tutto questo biennio, a parte poche comunicazioni che venivano da cartolino lettere mandate da fuori perché magari era a Venezia o da altre parti, sono, e quindi bisogna organizzarsi da questo punto di vista. Ma buttava le buste?
Beh, ma in questo caso le buste non avevano nessun riferimento, perché le lettere venivano consegnate a mano, venivano date a domestici di casa, corrieri. A Napoli su Napoli. Sì, lavoravano a Napoli, si occupavano di cose napoletane e avevano un rapporto quotidiano. Avendo questo rapporto quotidiano, lasciavano le lettere da Piero, la libreria di Piero, si facevano, non so, c'era qualche amico che gli trasmetteva le lettere, e in questo modo la comunicazione è estremamente pratica, molto concreta, però poi bisogna sbrogliare qualche problema, diciamo, ecdotico, insomma, e quindi individuare la cronologia corretta. Ma quello che dicevo, qui non so se si legge bene, però è non tanto un problema di carattere filologico, riguarda proprio la tipologia della scrittura di Pica, cioè il modo in cui Pica scrive, il modo in cui Pica scrive queste lettere. Si tratta di lettere che sono finalizzate appunto alla programmazione delle conferenze del circolo filologico. Che cos'è il circolo filologico? Rapidamente. È la più prestigiosa delle nuove istituzioni napoletane, delle istituzioni napoletane post-unitarie, perché c'è la Pontaniana, l'Accademia Pontaniana naturalmente era la più prestigiosa delle istituzioni pre-unitarie, che continua nella sua storia, dove naturalmente non Pica, ma Croce è socio, e poi c'è il filologico, che è una istituzione più recente, l'aveva fondata Francesco De Sanctis nel 1876 e l'aveva fatta in diciamo sintonia con gli altri filologici di altre città italiane per promuovere la conoscenza delle lingue straniere e l'approccio alla contemporaneità, alle ricerche, agli studi, alle conoscenze. Tutto attraverso formule di tipo divulgativo, come noi sappiamo, i conferenzieri venivano, spiegavano a un pubblico di signore, di esperti, ma anche di avventori, di cultori, di interessati, i temi più svariati. È quindi un calderone, uno spazio molto misto. L'insegnamento delle lingue straniere presto decade, perché a Napoli le lingue straniere, ma non solo a Napoli, all'epoca non si studiavano lingue straniere in università, le facevano maestri privati e non si riuscì in nessun modo a far funzionare una scuola di lingue inglese, francese, tedesco, russo, così come De Sanctis voleva. Le conferenze rimangono, e rimangono perché il circolo filologico è poi una vetrina, una grande vetrina, uno spazio della sociabilità napoletana dove gruppi intellettuali, anche politici, si muovono e cercano di usarlo a seconda delle esigenze. Pica con Croce entrano nell'organico della direttivo del filologico, nel consiglio direttivo del filologico nel 1894. Il filologico in quella fase è in crisi e quindi loro devono recuperare il terreno perduto per la gestione che Ruggero Bonghi, un po' ormai sempre meno accorta di Ruggero Bonghi, che era anziano e non seguiva più questa piccola macchina di organizzazione culturale napoletana. E quindi subentrano, sono giovani, non sono professori, sapete che Croce non era neanche laureato, sono giornalisti, sono fondamentalmente giornalisti. Croce è anche un erudito, uno studioso molto affermato, ma si muovono nel mondo della carta stampata. E la prima cosa che fanno, Pica con Croce, è agganciare la istituzione del filologico con il mondo della carta stampata. Chi meglio di Pica? Croce ha l'intelligenza di capire che il suo amico, lo conosceva da 3-4 anni, il suo amico aveva un capitale di contatti, di conoscenze, di relazioni, che era perfetto per rilanciare le iscrizioni del filologico. E quindi Pica si muove come in una diciamo come una centralina di smistamento tra i conferenzieri da invitare, conferenzieri anche molto prestigiosi, i giornalisti con cui stare continuamente in contatto per promuovere quella che lui chiama, come è noto, la réclame. La réclame, c'è sempre bisogno di promuovere, e i soci. E lui si muove in questa posizione di smistamento tra questi tre settori,
usando le lettere, usando i contatti personali. Le lettere gli servono per raggiungere i vari corrispondenti del territorio italiano, ma anche internazionale. Scrive a Solà, ma è in contatto con Capuana, con De Roberto, con De Amicis, Nencioni, promuove una conferenza di D'Annunzio. Insomma, nelle lettere c'è questo continuo scambio, questo consultarsi con Croce. Dall'altra parte è in costante contatto personale con i giornalisti, passa nelle redazioni, nelle case editrici e, ultimo punto essenziale, il rapporto con i soci. Dove si incontrano i soci? Nei salotti, per tesserare questi soci, anche per esempio con la bella stagione nei lidi, nei bagni, diciamo, ai bagni di mare, sulla Mergellina. Pica è un uomo estremamente socievole e usa questa sua, quella che Aguilon ha definito la sociabilité, no? La sociabilità, proprio come strumento per l'azione culturale. Pochissime cose su Napoli, ma voglio dire, siccome stiamo parlando del 94-95, è una fase davvero decisiva. Ricordiamo che è la fase nella quale è nato Il Mattino, il giornale che viene definito da Carducci il meglio scritto d'Italia. La coppia Scarfoglio-Serao l'ha fondato nel 91. Nello stesso anno Croce ha fondato Napoli Nobilissima, che è la prima rivista che si occupa di monitoraggio del patrimonio artistico e del paesaggio napoletano. C'era stato lo sventramento a causa del colera e loro erano lì a controllare il modo in cui si gestiva questo processo di trasformazione, il cosiddetto, diciamo, lo sventramento, no? Che era avvenuto. Quindi le grandi direttrici osmaniane e il problema di ricostruire e riconoscere, diciamo, l'identità della città in questa fase di modernizzazione molto avanzata. In questa fase ci sono alcuni elementi essenziali che dobbiamo mettere in evidenza e sono le componenti di questo sistema culturale napoletano, che è un sistema che si fonda essenzialmente su competenze multiple, in alcuni casi si fonda su scambi disciplinari, lo scambio è essenziale, il confronto tra discipline diverse, e la conoscenza delle lingue straniere, la presenza di un'aristocrazia molto colta, che continua a svolgere un ruolo essenziale per il dinamismo culturale della città. Un esempio, questi sono conferenzieri, nel caso specifico Pasquale del Pezzo, il duca di Caglianello, Pasquale del Pezzo, è un matematico di fama europea, un grande algebrista. Lui nel circuito dei matematici europei entra in contatto con il fratello di Anne Charlotte Leffler, che è una svedese, una letterata svedese, e la Leffler divorzia, lascia il marito, grande scandalo, e si mette con Pasquale del Pezzo. Pasquale del Pezzo in quel momento è il nipote del sindaco di Napoli. Questa curiosità verso altre nazioni, verso altre culture, i matrimoni misti, potremmo definirli, no? I matrimoni misti, laddove per matrimoni misti, dentro questi salotti, si intendono almeno un paio di cose. La commissione tra nazionalità diverse, quindi uno scenario europeo, cosmopolita, l'incontro tra culture diverse, ma anche lo scambio tra discipline, un matematico che incontra una letterata. La Leffler è amica di Ibsen, ha conosciuto Ibsen sulla rotta tra Oslo e Stoccolma e quindi diventa una di quelle che alla fine degli anni Ottanta, agli inizi degli anni 90, promuove Ibsen a Napoli. E quella è una fase molto importante per la ricezione di Ibsen. Non so se si legge bene. Chi è questa bella donna? È Sofia Kovalevskaya, poi ribattezzatasi Sonia Kovaleski, è la prima laureata, cioè è la prima professoressa salita in cattedra in Europa. Cioè la prima volta. Non era lecito che una donna potesse diventare professore di matematica. Lo fanno a Stoccolma, dove sono un po' più avanti, e lei è amica della Leffler.
Quindi quando la Leffler viene giù a Napoli, ha un patrimonio di conoscenze, di rapporti, di relazioni, scrive la biografia della Kovalevskaya e soprattutto scrivono insieme un dramma, La lotta per la felicità. Questo dramma è un dramma che si fonda su una intuizione di carattere algebrico-matematico. Naturalmente non si tratta di un capolavoro, La lotta per la felicità è un dramma venuto male, ma a me non interessa la qualità del testo, in questo caso le qualità, i valori hanno un'importanza relativa, interessa il dialogo, cioè il fatto che la Kovalevskaya era una letterata e una matematica e siccome nel caso specifico lei aveva indagato, lo leggo perché non ho competenze io invece, gli integrali delle equazioni differenziali di Poincaré, Poincaré è questo. Quello lì. E aveva visto che in questa dialettica tra soggettività e oggettività, scelta personale, caos, casualità, diremmo oggi genotipo e fenotipo, non tutto è predeterminato, ci poteva essere una scelta e costruisce questo dramma in collaborazione con la Leffler su questo dialogo, questa interlocuzione, insomma, tra arte e scienza, teatro, una drammaturgia fondata su una riflessione di carattere algebrico-matematico. È un esempio, ovviamente, ne porto solo un altro, il salotto Bassani-Decker, il signore alla sinistra di questa bellissima, per me, io non sono un esperto, ma bellissima illustrazione, era uno dei maggiori geologi e paleontologi del suo tempo, è il veneto Francesco Bassani. Francesco Bassani va a Napoli perché lui vuole studiare il vulcanismo, e quindi insomma è il posto giusto, l'unico posto dove in Italia poteva fare una carriera del genere, diventa ordinario di geologia e di paleontologia ed è il maggiore esperto mondiale di ittiofossili. Lui ha sposato un personaggio affascinante, per nulla studiato, che meriterebbe invece un'indagine, che è Everdina Duves-Decker, che è l'autrice di questi disegni, sono le illustrazioni delle ricerche del marito. Lei era una disegnatrice, una pittrice, e quindi lei si converte al cattolicesimo e poi diventa appunto una collaboratrice del marito e questo per esempio è un risultato di questo lavoro nelle ricerche paleontologiche sugli ittiofossili appunto di Bassani. È un altro piccolo esempio. Chi era lei? Lei era, e questo è veramente, non si tratta di erudizione, perché vi dico perché è importante, era la figlia del più grande scrittore olandese di sempre, Multatuli. Confesso che io non sapevo chi era Multatuli. Multatuli era lo pseudonimo, Multatuli, un verso ovidiano, ho sopportato molte cose, vuol dire, di questo è fantastico Edward Duves-Decker, autore di un romanzo, il primo romanzo anticolonialista della storia, il Max Havelaar, che è un romanzo che denuncia gli orrori coloniali nella Indonesia olandese. Questa è un'occasione perduta. La figlia di Decker non si adopererà per promuovere l'opera del padre, che nel 1860, è una data molto interessante, aveva commesso questo gesto di un'oltranza notevolissima, tanto che gli suscitò molti nemici, gli provocò molti nemici, ma anche un grande successo. D'altra parte, l'immagine del colonialismo italiano, di cui i napoletani sono, ahimè, tra i più tristemente solleciti promotori, Scarfoglio faceva, come saprete, sul Mattino della Sera, cioè sul giornale meglio scritto d'Italia, come diceva Carducci, scriveva delle cose orribili sull'impresa coloniale, che naturalmente 1896, vi ricordo, Adua. Quindi questo è il quadro. Questo è il contesto. Questo per dire che non sempre le relazioni europee sono foriere di grandi opportunità. Questa è una grande occasione persa, naturalmente. Ci sono altri salotti, ma non mi soffermo. Questo è importante perché tra politica e letteratura, e poi nello specifico c'è Minghetti, che fa l'economista, fa il ministro, fa l'esperto d'arte, altra figura di questo genere, no? Amico di Bonghi, che era il presidente del circolo filologico. La questione femminile. Siccome, ripeto, Ibsen era uno dei primi a porre la questione femminile, i famosi drammi ibseniani, questo è uno dei veicoli della riflessione sul problema della donna, sulla
carriera della donna, sul ruolo della donna. Il circolo filologico è pieno di conferenziere, di donne dell'aristocrazia e dell'alta borghesia, che naturalmente sono tutte coinvolte, diciamo, nella macchina organizzativa del tandem Pica-Croce. Questo è un esempio pisano, per esempio, brevissimo. Questa qui è la contessa Letizia Polozov, era a Napoli, era una cattolica fervente, si occupava di cose di beneficenza, di spiritismo, organizza una seduta spiritica con D'Annunzio, molto buffa, divertente, quasi pirandelliana, ma non ne parlo perché sennò perdiamo molto tempo, ma è qui Le Tournée, una conferenziera a Pisa che va a fare una conferenza sulla la donna nella questione sociale, non si legge, ve lo leggo io, la donna nella questione sociale. Cosa voglio dire ancora a proposito del dialogo, dello scambio con tra Pica e Croce? Non era sempre uno scambio fatto di intese, era spesso anche uno scambio fondato su divergenze. Leggerò soltanto una lettera, non voglio trasformare la redazione in una lettura del carteggio, sarebbe troppo facile, poi vorrei pubblicarlo appena finita il riordinamento cronologico e la notazione, quindi poi si leggerà. Però voglio leggerla perché è un momento di scontro, di polemica, di dialettica tra i due. Premesso, Pica è molto autorevole, Croce tiene molto conto di Pica, ma certe volte Pica è petulante, lo sanno i studiosi di Pica, insiste, persiste, tormenta, e allora a un certo punto c'è una lettera che dice: se ogni tanto, caro Benedetto, mi riscaldo e ti scrivo delle lettere vivaci è perché mi interesso a questo affare del filologico e vorrei che non si commettessero ingiustizie, non si sopportassero prepotenze e non si potessero muovere a noi le censure che noi stessi, con singolar vivacità, abbiamo più volte mosso per certe conferenze al precedente vicepresidente del circolo. Ma tu, che sfoghi tutta la tua vivacità alla pontaniana, poi dopo diremo che cos'è questa vivacità della pontaniana, per diventare poi di una calma superiore, che io posso ammirare, ma ahimè non so imitare, trovi che io faccia male ed io, per non procurarti più coi miei cati è dialettale napoletano, significa con i cati, il cato è il catino, dei reumatismi spirituali, è quello che provocava insomma al povero Croce, che spesso era oggetto delle pressioni, d'ora in poi accetterò senza fare obiezioni tutte le proposte tue e degli altri amici del consiglio direttivo. Va bene così? Sei contento? Trovo però inutile che tu mi chieda il mio parere quando non vuoi tenerne nessun conto, in quanto al Carfora, non vi dico chi è perché non serve in questo momento, se la ragione per cui la sua conferenza deve essere fissata ai 29 dicembre e che non c'è alcuna domenica libera in aprile, io sono pronto a cedergli la domenica, eccetera, eccetera. Lui dice: io non dirò più nulla, in realtà continua a dire, insomma, per tutto il resto della corrispondenza, insomma, è in fondo quella la sua funzione. Non è soltanto però un problema, come dire, di aneddoti che io vi vado snocciolando in questa sede, ma è anche l'occasione per la tessitura di rapporti importanti. Per esempio, il sodalizio tra Benedetto Croce e Corrado Ricci. Cioè questo tema del monitoraggio del paesaggio, della funzione civile del controllo del territorio, è una cosa che Croce impara nel dialogo, nell'interlocuzione con Corrado Ricci, il quale è un altro di questi conferenzieri del circolo filologico. Siccome fa più di una conferenza, entra anche in contatto con Pica, diventerà, a partire dal 1896, lo sappiamo perché poi c'è questa ottima digitalizzazione di Emporium che ci fa un grande favore e ci consente per esempio di vedere che dal 96 al 1924 Ricci è un non abbondante ma insomma significativo collaboratore di Emporium. E quindi c'è il dialogo con Pica e c'è il dialogo con Croce, perché Ricci si occupa di monumenti napoletani anche su Napoli Nobilissima, che è appunto il giornale di cui vi parlavo prima. Questa è una lettera scritta da Venezia, lui era a Palazzo Rocca in occasione della prima esposizione internazionale di arte della città di Venezia, siamo nel 1995, anche diciamo il rapporto con Fradeletto precede la sua conferenza, in questo caso è un caso inverso, cioè proprio in virtù dei suoi rapporti Fradeletto nel 96 viene a fare una conferenza su Venezia, l'arte veneziana, al circolo filologico. Però è importante perché sono occasioni che rinsaldano i rapporti e consentono appunto il funzionamento di un meccanismo di relazioni, una grande macchina di relazioni. Io vorrei concludere, non so quanto tempo ho ancora, temo poco. Ci siamo. E allora concludo.
Non c'è soltanto la storia del filologico, ci sono altre cose. L'amicizia tra Pica e Croce è un'amicizia duratura, va avanti fino al 1928, fino al 28, poi dopo insomma, Pica si ammalerà, poi morirà nel 30. È importante per esempio che nonostante che le strade si siano divise, che Croce abbia scelto una via diversa, anche per la pubblicazione di un libro di cui Pica non condivideva alcuni assunti come l'estetica, l'amico Pica sarà importante per Croce. Una delle migliori recensioni dell'estetica fatta sul Corriere della Sera, a firma di Federico De Roberto, altro conferenziere del filologico, la fa grazie a Pica. È Pica che promuove l'estetica di Croce, è strano, no? Eppure è così. Dai carteggi si vede, lo fa magari non per convinzione, per rapporti, per opportunità, ma anche per affetto, se posso dire, perché non tutto è fondato su calcoli e furbizie, ma è anche fatto, diciamo, sulla base di un sodalizio profondo che va al di là dell'intesa teorica. Vi ringrazio. Grazie a Ruggero, che ci ha intrattenuto in una maniera addirittura trascenica e narrativa, in sostanza, ecco. Quindi di fronte a un tema che poteva essere strettamente descrittivo, invece sei riuscito a renderlo vivo e straordinario, e ricordandoci quanta ricchezza appunto fosse nella situazione napoletana, non c'è dubbio. Ecco, l'intervento successivo è quello di Luca Quattrocchi, dell'Università di Siena, Vittorio Pica e l'architettura modernista, tema fondamentale nella molteplicità degli interessi del nostro Pica. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Qui non so cosa devo fare. Dunque, come si è già accennato, Pica, davvero gli interessi di Pica sembrano non avere confini, del poligrafo Pica. Si è parlato dei rapporti con la letteratura e la filosofia, si parlerà ovviamente di Pica critico d'arte, di personalità centrale nella rivalutazione, nella riscoperta delle arti decorative contemporanee. Ma Pica, la sua attività critica, si rivolge anche all'architettura. Si rivolge all'architettura e i suoi rapporti con l'architettura sono, se vogliamo un po' paradossalmente, inevitabili da una parte e occasionali dall'altra. Inevitabili perché non può non trattare anche di architettura in un'epoca in cui, appunto, con il modernismo internazionale, l'architettura torna ad essere l'arte madre, torna ad essere la culla e l'approdo del vagheggiato Gesamtkunstwerk del modernismo. Occasionale perché Pica in realtà non si interessa mai direttamente di architettura, ma sempre o a partire dalle mostre, e quindi a partire dagli allestimenti, oppure per il tramite dell'arredo, giusto appunto, quindi architetti che disegnano mobili, e quindi dai mobili risale anche all'architettura. E quindi il suo primo contatto in genere con l'architettura è nelle esposizioni, appunto con l'allestimento o con le opere che sono esposte. Ne consegue, e non tanto appunto con le opere durature, diciamo, non tanto con le architetture vere e proprie, ne consegue che tratta poco di architettura costruita in un certo senso, con poche eccezioni che vedremo più avanti, che sono, vi anticipo, Basile e lo svedese Boberg. Dunque, la prima e principale occasione che gli è offerta di parlare in maniera estensiva dell'architettura contemporanea è ovviamente l'esposizione di Torino del 1902. Per quest'ampia rassegna Pica scrive una serie di articoli che vengono pubblicati a esposizione aperta, quindi durante il 1902 stesso. Questo è il primo, quello che vedete sulla stampa della fine di maggio del 1902, quindi l'esposizione era aperta da poche settimane, e questi articoli vengono successivamente raccolti e pubblicati l'anno successivo nel famoso volume del 1903, edito dalla
dall'Istituto Italiano d'Arti Grafiche. Dunque però i vari capitoli erano già apparsi precedentemente ed è anche interessante vedere come ci siano talvolta delle correzioni, diciamo, degli aggiustamenti di rotta tra l'articolo pubblicato nel 2 e quello che poi viene invece raccolto nell'anno successivo. Dunque quello che ci interessa, che è il primo che pubblica sulla stampa, peraltro inizia questa collaborazione con la stampa relativamente a Torino 1902 sostituendo Tovez, il quale evidentemente è impegnato proprio nell'esposizione e quindi diciamo come si legge l'articolo di Pica lì sull'estrema destra della prima pagina. È proprio questa l'occasione che poi gli dà appunto modo di affrontare tutti gli aspetti dell'esposizione torinese, ma inizia proprio con l'architettura. Inizia con l'architettura con questo articolo che si intitola in maniera molto impegnativa Il problema dell'architettura moderna e che poi nel volume dell'anno successivo invece sarà il primo capitolo intitolato Gli edifici dell'esposizione. Dunque è un titolo impegnativo, Il problema dell'architettura moderna, che però Pica affronta, va detto, con sicurezza e con una dovizia di documentazione sia per quanto riguarda quelli che sono i principali protagonisti dell'architettura degli ultimi 10 anni, perché parliamo veramente di esperienze recentissime, sia di dovizia di materiale illustrativo, di materiale iconografico. Un testo importante questo di Pica, tra i primi, se non il primo, appunto, che riesce a ricostruire una storia, tra virgolette, così recente, quasi una cronaca per il pubblico italiano. A ricostruirla con esattezza, adesso vedremo con quali limiti però, e appunto con una serie di documentazioni di edifici spesso realizzati o inaugurati un anno prima o 2 anni prima. Questa panoramica ampia ed aggiornata parte, adesso vi dico brevemente come affronta il tema Pica, parte come giusto dall'Inghilterra, parte da Morris, poi cita Webb, Norma Shaw, Bailey Scott, l'amato Boysi di cui vedete un'immagine, addirittura c'è un accenno a Richardson, all'americano Richardson, che non è affatto scontato trovarlo nelle pagine delle riviste italiane del periodo. Dopodiché si passa ai paesi nordici, dove cita Saarinen padre naturalmente, e Boberg, che sarà appunto, come vi ho accennato, uno dei suoi architetti preferiti, che anzi definisce fin da subito colui che ha, forse più di ogni altro architetto dell'ora presente, rivelata una spiccata personalità, o ancora forse il più equilibrato ed il più geniale fra tutti. Ecco, giudizi oggi, come dire, ampiamente superati, nel senso che è una sopravvalutazione, e vedremo anche perché per Pica questo architetto svedese sia così indicativo e così importante. Ma soprattutto, dice Pica, ci sono alcuni francesi, alcuni belgi e parecchi austriaci. Tra i francesi cita solo Plumet, anzi qui siamo con Ancar. È saltato Plumet, vabbè, insomma c'è Plumet che è illustrato, e tra i francesi architetti cita solo Plumet, nel senso che lo dice discreto, avveduto nell'uso della decorazione, e non cita mai Guimard, non solamente in questa occasione, ma in tutti i suoi interventi che riguardano l'architettura. Ecco, per un parigino d'adozione come Pica, non citare Guimard vuol dire qualche cosa, nel senso che non può essere una svista o una dimenticanza. Tra i belgi cita lo scomparso Ancar, che qui vediamo, e naturalmente Vittorio Hurtado, che illustra con diverse immagini delle sue opere più recenti, e che definisce di gusto più castigato, di fantasia meno sbrigliata e di invenzione più costruttiva degli austriaci. Perché infatti tra gli austriaci cita, ecco Plumet è arrivato, andava prima, degli austriaci cita Wagner, naturalmente il padre dell'architettura moderna austriaca, cita Olbrich, celeberrimo in quel momento perché l'anno prima, come sappiamo, si era inaugurata la colonia di Darmstadt, cita Max Fabiani, che chiama Fabiano, ma insomma forse è un refuso editoriale, ma in definitiva della secessione dà un giudizio piuttosto negativo, perché è ritenuta troppo bizzarra, perché è ritenuta troppo chiassosa,
dice che i secessionisti si sono spinti troppo oltre nella ricerca del nuovo e dell'inusitato ed anche dello strano, con una sovrabbondanza decorativa alquanto intemperante e sarei quasi per dire barbarica. E illustra appunto questa sezione dedicata alla secessione appunto con Wagner, con Olbrich, questo è uno dei disegni preparatori per la Secession House, e appunto con Max Fabiani. Rimpiange l'assenza di Hoffmann a Torino 1902, definito il più originale maestro di ornamentazione interna che possegga oggi di l'Austria, quindi non come architetto, come maestro di ornamentazione interna. McIntosh, che sarà una delle grandi, dei grandi successi di Torino 1902, ne dà un giudizio prudente, perché dice che sì, è raffinato, ma è troppo cerebrale, parla di artificiosa ricerca di semplicità, dice che è squisito ma innaturale, che i suoi mobili in definitiva sono poco pratici. In generale lo giudica come un decoratore di gusto indubbiamente squisito ma troppo elitario e che quindi non può, come dire, proporsi come esempio di stile, come esempio da imitare. Behrens, altro grande protagonista di Torino, è definito una delle personalità più spiccate e più interessanti dell'odierna rinascenza decorativa tedesca. Il vestibolo lo loda di maestosa originalità e di sontuosa bellezza, nonostante la pesantezza costruttiva. E qui effettivamente non gli si può dare torto. Della presenza italiana registra oggettivamente, non poteva essere altrimenti, la difficoltà dell'affermazione del nuovo stile. Gli artisti italiani, come dirà spesso, non solamente relativamente all'architettura ma anche alle arti decorative, sono ipnotizzati dal loro glorioso passato artistico e incapaci di emanciparsi dal servaggio della tradizione. Tuttavia, a parole di lodi per Rubiani e per i suoi dell'Emilia Arts, anzi su Rubiani addirittura lo considera come colui, come l'iniziatore del nuovo corso artistico in Italia, anche qui con una decisa sopravvalutazione. E lo loda perché dice non ha fatto una rivoluzione ma una lenta e cauta evoluzione. Questo, come vedremo, è uno dei concetti che saranno, come dire, centrali nel pensiero di Pica nel valutare le esperienze e dell'architettura e delle arti decorative. E naturalmente loda Ernesto Basile sia come architetto questa volta che come disegnatore di mobili. Ha mostrato di comprendere lo stile nuovo pur mantenendosi fedele ai peculiari caratteri della razza italiana. Mentre relativamente al tanto discusso da Ronco ai suoi molteplici padiglioni, in definitiva ne dà un giudizio positivo per l'inventiva che mette in campo indubbiamente nel realizzare le decine di padiglioni, per la sua capacità di gestire tutta questa operazione in un tempo, come sappiamo, molto ristretto, anche se, come fanno tutti, sia stampa italiana che soprattutto straniera, ne denuncia la troppo pedissequa imitazione dei modelli austriaci, dei modelli secessionisti, in particolare di Olbrich. Ecco, ma cosa ne trae da questo panorama Pica? Dice che pur così diversi negli esiti, gli inglesi, i francesi, i belgi, gli austriaci, in generale nell'architettura nuova, nell'architettura modernista internazionale, riconosce quattro punti in comune che la caratterizzano. Questo non so se si legge, ma insomma. Questi quattro punti sono importanti perché appunto definiscono qual è la chiave di lettura che Pica fa dell'architettura contemporanea modernista. E dice che sono i quattro punti destinati a diventare i caratteri essenziali del nuovo stile. E questi quattro punti sono la sostituzione della curva alla retta, la spiccata avversione per la simmetria, il predominio del colore sul disegno, e l'attenzione alla decorazione interna, intendendo con questo, come dire, l'approccio globale alla progettazione che investe sia l'architettura che quello che contiene. Quest'ultimo punto della progettazione totale non era presente nell'articolo pubblicato sulla stampa nel 1902. E di questi quattro punti individua precise parentele, qui si intralegge,
con gli stili del passato. Il primo punto, vale a dire quello della sostituzione della curva alla retta, parentele con il barocco e il rococò, invece parentele con l'arte orientale per il secondo ed il terzo punto, e parentele con il Rinascimento per l'approccio progettuale globale. Ecco, va detto anche che questo predominio del colore sul disegno lascia abbastanza perplessi, nel senso non è effettivamente un criterio di lettura facilmente applicabile all'architettura. Al di là di questi quattro punti, ne cita infine un quinto, una sorta di aggiunta, che è l'uso del ferro. L'uso del ferro sia in senso costruttivo che decorativo. Dunque, l'individuazione e la definizione di queste quattro invarianti, più una, quattro più una, da parte di Pica, risultano davvero fondamentali, chiarificatrici per comprendere quale fosse la posizione critica di Pica. Pica, modernista appassionato per quanto riguarda le arti figurative, e invece appunto vediamo quale sia la sua posizione nel dibattito sull'architettura, un dibattito accesissimo. Diciamo che tra i fautori di un rinnovamento moderato, la cui voce più autorevole era indubbiamente quella di Camillo Boito, e con molte più riserve anche Luca Beltrami, e invece i rivoluzionari, capeggiati dall'instancabile apostolo Alfredo Melani e anche da Tovez, va detto, Pica sembra un po' porsi nel mezzo di questi due schieramenti. Si potrebbe definire come il più audace dei moderati, oppure come il più prudente dei modernisti. Oppure, come lui stesso dice al termine del volume su Torino, proprio nelle ultime pagine, dice che se ai poli opposti, parlando di arti decorative, ma il discorso si può allargare all'architettura, se ai poli opposti vi sono i cosmopoliti da una parte e dall'altra i nazionalisti e i tradizionalisti, lui si pone dalla parte di quelli che definisce gli antitradizionalisti, ma intendendo con antitradizionalisti coloro che sono sì liberi da un eccessivo rispetto e selvaggio nei confronti del passato e della tradizione, ma che esorta a non rinnovare ciò che non va rinnovato. Quindi un antitradizionalista tradizionalista si potrebbe definire. Ecco, ed è proprio in quest'ottica di un antitradizionalismo tradizionalista che vanno lette queste sue invarianti, le quali, seppure possano essere parzialmente, a mio avviso, giuste, il problema è che poi Pica le riconnette, come abbiamo visto, le apparenta agli stili storici, riconducendo così il problema del modernismo ad una questione di stile, quindi nel campo del partito avverso in realtà, e che è all'origine del malinteso e delle molte debolezze del liberty italiano nascente e che da lì, dal 2 in poi, si svilupperà ampiamente. Nel senso che Pica non coglie nell'architettura modernista internazionale, che pure dimostra di conoscere per tutte le immagini e i nomi che cita e che presenta, non coglie la rivoluzionaria concezione dell'unità inscindibile che c'è tra decorazione e struttura, nel senso che analizza la nuova architettura e anche i timidi tentativi italiani che verranno fatti nell'ambito della dicotomia boitiana tra ornamento e organismo, legandola dunque ad una lettura in chiave quasi esclusivamente formale, stilistica appunto, e quindi appoggiando involontariamente le tesi di quelli che Melani definiva nemici dell'arte nova, che negavano giustamente che da una pur nuova decorazione potesse nascere una nuova architettura. Diceva Boito, ad esempio, non va stile decorativo se non va stile architettonico. Ecco, lo stesso riferimento in extremis che fa all'uso del ferro, che sarebbe dovuto essere un po' la chiave di volta della lettura della nuova architettura, come notava molti anni fa Eleonora Bairati, ha tutta la trasparenza di un lapsus freudiano. In effetti a Pica non appare un aspetto rilevante questo dei nuovi materiali, e infatti, a dimostrazione di questo, le tipologie che lui cita come tipiche di questo carattere, l'uso del ferro, un carattere affatto moderno, lo definisce, sono le stazioni ferroviarie, grandi mercati, vasti magazzini, sale colossali per le esposizioni.
cioè in linea con l'insegnamento accademico e anche con quello di Boito stesso, l'edilizia di servizio, l'edilizia ingegneresca, senza nessun riferimento invece all'importanza che i nuovi materiali possono avere per l'architettura civile, che non sia appunto l'edilizia di servizio. Ecco, questo ricondurre tutto ad un concetto di stile, ad esempio Melani, molto più agguerrito, ma anche molto più consapevole, non parla quasi mai di stile Melani, lo ritiene un concetto vecchio, un concetto accademico e soprattutto un concetto fuorviante perché appunto svia l'attenzione da quello che è la vera novità, il vero problema per l'Italia, e auspica infatti una riconciliazione tra arte e tecnica Melani. Quindi si può dire che pur animato dalle migliori intenzioni, Pica invece contribuisce a fare del modernismo uno stile, con tutti i suoi limiti, e con ciò ad essere alla fine agevolmente inserito nell'ampio ed accogliente catalogo, repertorio dell'eclettismo, o dell'eclettismo di ritorno, come lo definì la Bossaglia, e come si vedrà ampiamente a partire dagli anni 10 in poi, ma anche prima, anche l'esposizione di Pro Sempione di Milano del 1906 è una testimonianza in tal senso. Dall'equivoco dello stile deriva anche l'approccio totalmente formalista di Pica all'architettura, in cui si sprecano aggettivi per definire l'architettura come leggiadro, felice, vaghissimo, garbato, squisito, delicato, letizia ottica, in una lettura tra estetismo e impressionismo, verrebbe da dire puro visibilismo, visti i rapporti anche con Croce, nel senso che guarda e valuta l'architettura come fosse un quadro, come fosse un'incisione, con nessun riferimento, quasi mai, ai valori spaziali, ai valori strutturali, ai valori funzionali. Una lettura che più che appunto ai valori strettamente architettonici è attenta a quelli decorativi, ancora una volta, e con ciò tende ad appiattire tutto, nel senso letterale del termine, a dare una lettura bidimensionale dell'architettura e della decorazione, scissa dall'organismo architettonico stesso. E in genere si può affermare che le architetture di cui parla Pica non le abbia mai viste, non le abbia mai praticate, frequentate, quindi non ne conosca la loro natura spaziale e tridimensionale, e le conosca soltanto attraverso le riproduzioni. Ecco, a tal proposito, ci si potrebbe riallacciare a quello che diceva ieri Flavio Fergonzi, Melani, ad esempio, combatteva contro l'istruzione tutta formale degli artisti, che si basava soltanto sulle riproduzioni delle riviste, una sorta di primato dell'immagine che, secondo Melani, spesso sfociava nell'incoltura, e questo lo diceva già nel 1903. Ecco, questo porta a far sì che di Mackintosh, ad esempio, Pica non comprenda le novità d'ordine spaziale, dei secessionisti non comprenda le novità d'ordine strutturale, di entrambi non comprenda la semplificazione razionale, che appunto invece, come sappiamo, è l'aspetto più importante. E anche nella sua lettura formale va detto che talvolta non percepisce i mutamenti in atto di alcune situazioni, come quando afferma nel volume del 1903 che la scuola austriaca ha il torto di essersi cristallizzata in una formula. Ecco, questa è una svista clamorosa di Pica, nel senso che evidentemente le sue conoscenze sulla secessione sono ferme a Darmstadt di Olbrich, e non conosce le ultime opere di Wagner e di Hoffmann, anche se bisogna dire che a Torino la secessione era ancora abbastanza presentata nella sua versione molto legata all'Art Nouveau belga. Ecco, lui la illustra ad esempio con questa immagine di Hoffmann di Parigi 1900, però a Torino c'è il villino di Baumann che Pica nota e dice che se l'arte austriaca rinunciasse alle sue intemperanze, questa potrebbe essere la strada buona. Non si rende conto che la strada buona è già stata intrapresa, non solo nell'architettura del villino, ma anche negli interni stessi del villino Baumann. E comunque non era soltanto Torino che dava il segno di questa avvenuta trasformazione, cioè del raggiungimento del linguaggio maturo della secessione. Fin dal 1900-1901
le pagine di Versacrum presentano, che Pica indubbiamente conosceva, presentano appunto dalle grafiche di Moser, come in questo caso siamo nel 1901, o di Behm nel 1902, oppure i progetti dello stesso Hoffmann, sempre su Versacrum, oppure il celebre testo di Hoffmann, Einfach Möbel, mobili semplici, che è del 1902, per non parlare poi dei progetti architettonici della Wagner-Schule, sia quelli pubblicati da Der Architect, che è un po', fino a un certo punto è quasi l'organo della Wagner-Schule, sia quelli poi pubblicati proprio autonomamente nei vari libri della scuola. Ecco, alcuni esempi di tutti progetti pubblicati prima del 1902 nell'ambito della Wagner-Schule, Felgel, oppure ancora Deininger, Bauer, insomma la nuova secessione è pienamente in atto, senza contare poi le architetture effettivamente realizzate e pubblicate. Io parlo solo di qualche cosa che Pica possa aver conosciuto attraverso la stampa specialistica. La villa Hennenberg di Hoffmann a Vienna era stata pubblicata nel 1901, poi ancora nel 1903. Ecco, questo è il famoso salotto che ospita il ritratto della Marie di Hennenberg e di Klimt, oppure la casa Spitzer, sempre di Hoffmann, oppure il frontale del giornale Die Zeit di Wagner, anche questo pubblicato nel 1902. Per non parlare di quelli che sono i progetti che sono in divenire, come la Postsparkasse di Wagner, di cui questo è un primo progetto, anche questo pubblicato nel 1902. E non dimentichiamo che nel 1903 nascono le Wiener Werkstätte, quindi diciamo che è il suggello più evidente del nuovo corso della secessione viennese. Ecco, di questa evoluzione invece, ancora una volta, per dare il segno che era percepibile, chiaramente percepibile il nuovo corso della secessione, è ben consapevole Reichend, nello stesso 1902, il quale scrive che il carattere dominante della scuola viennese è un carattere di semplicità di masse, dove domina la forma plastica che col suo carattere lineare e geometrico è in opposizione al florealismo ornamentale dei francesi e dei tedeschi. E lo stesso fa Tovez, il quale parla di serietà, di distinzione severa, di armonia tranquilla della scuola austriaca, riconoscendone peraltro tra i primi in assoluto le radici mediterranee di questo nuovo corso della secessione. Basti pensare Olbrich, Hoffmann, Hoppe, Deininger e così via. Dunque, dopo il 1902 Pica non avrà più modo di tracciare un quadro, una panoramica così ampia come aveva fatto per Torino. Avverte i rischi per il giovane Liberty italiano di cadere preda della tradizione fagocitante e parla della fatale malattia della retorica, per cui ci compiacciamo di risognare in periodici accessi di narcisismo cerebrale il sogno così pernicioso ai nostri padri e ai nostri nonni del primato italico. Ecco, parole molto belle, peraltro contenute nel primo capitolo dedicato alla Binale del 3, che si intitola appunto Retorica decorativa, che a mio avviso è uno dei punti più alti della critica picchiana. Ma si può dire che sostanzialmente la sua visione dell'architettura non cambi, stenta ad aggiornarsi e anzi addirittura comincia a sfocarsi sempre di più. Come notava la Bossaglia già nel 1967, mezzo secolo fa, Pica, nella minor tensione della sua battaglia per un'arte europea, mostrava dopo il 1906 di scivolare verso un'accomodante accettazione delle nostre formule spurie. Ecco, e effettivamente quello che si riscontra nei suoi sempre più occasionali interventi relativi all'architettura. Non essendo punto un novatore appassionato ed intransigente, così si autodefinisce Pica, è conseguente che le sue simpatie vadano a quegli architetti che sappiano associare con armonia e con gradevolezza estetica, questo è fondamentale, l'aspetto internazionale e la tradizione, lo spirito della razza e la modernità, naturalmente,
e che siano esenti da inutili bizzarrie, da intemperanze formali, come le definiva, e che siano in definitiva in grado di indicare uno stile. Ecco, questo ci porta a capire perché Guimard non esiste nel panorama architettonico contemporaneo di Pica, perché McIntosh non può essere un esempio da imitare, o Handel, ad esempio, o altri personaggi così eccentrici. Quindi Basile e l'amato Boberg, l'amato è indigesto, definirei Boberg, sono i soli due architetti su cui si sofferma, soprattutto per quanto riguarda gli allestimenti delle biennali del 1903, del 1905, del 1907. Questo appunto è Basile, sia per gli allestimenti delle biennali sia per quanto riguarda con articoli specifici, quindi non direttamente legati alle biennali. Sull'architetto svedese compare un articolo su Emporium nel 1906 che poi confluirà senza variazioni nel volume che Pica pubblicherà nel 15, Arte e artisti nella Svezia dei nostri giorni, con leggerissimi aggiornamenti. Ecco, dove illustra appunto le opere di Boberg. Un altro capitolo è dedicato ad altri architetti svedesi che, essendo scritto ex novo, è leggermente più aggiornato, infatti riproduce anche opere dei primi anni 10, questo è sempre Boberg a Stoccolma, però ad esempio non percepisce ancora una volta della situazione svedese che conosceva direttamente, perché si era recato a Stoccolma per l'esposizione del 9, la nascente tendenza del classicismo nordico, nel senso che ad esempio illustra Tengborm, che qui vedete, ma appunto è un nome tra i tanti, diciamo che il panorama che traccia è fermo all'inizio del secolo. Mentre a Basile e al suo nuovo progetto per la nuova ala di Montecitorio è dedicato un articolo sull'illustrazione italiana nel novembre 1908, grandi lodi per Basile, che è riuscito a armonizzare vecchio e nuovo, per i suoi collaboratori, per la sua equipe, Ducrot, Beltrami, Calandra, Sartorio, Trentacoste. Dunque, e sto avviandomi alla conclusione, chiunque abbia una minima dimestichezza con la sterminata bibliografia picchiana avrà potuto constatare che fu un autentico campione del riciclo. Riciclo nel senso articoli pubblicati più volte su diverse testate, interi brani ripresi in diversi articoli anche a distanza di tempo, il che è una condotta legittima, per carità, anzi può essere interessante quando in questa ripresa di brani precedenti compaiono revisioni, aggiustamenti di rotta, ripensamenti, ma che invece lascia più di una perplessità quando brani e concetti sono ripetuti praticamente identici anche a distanza di molti anni, in un periodo peraltro come questo primo decennio del Novecento in cui i cambiamenti sono molto rapidi naturalmente. È il caso proprio del citato articolo dell'8 su Montecitorio, il quale è introdotto ancora una volta da una lunga carrellata sulla situazione dell'architettura internazionale europea, che in realtà altro non è che il testo del 1902-3, senza nessuna variazione, anzi con una significativa modifica. Dopo aver distinto le tendenze architettoniche attuali in classicizzante, intermedia e modernista, che vuol dire tutto e niente in realtà questa suddivisione, individua per quest'ultima, per la modernista, ancora una volta le caratteristiche comuni, che sono esattamente le stesse che abbiamo visto individuate nel 1902, ma dove scompare questa volta il riferimento ai nuovi materiali, scompare il riferimento, la quinta componente scompare. A conferma di quanto poco fosse determinante all'occhio estetizzante del critico napoletano questo aspetto costruttivo, strutturale. Ultimo contatto di Pica con l'architettura è in occasione di Roma 1911, che si può definire come tra le meno memorabili esperienze in fatto di padiglioni espositivi provvisori e non. In questo caso l'atteggiamento di Pica è contraddittorio, i suoi giudizi meno severi di quanto ci si aspetterebbe di fronte a questo trionfo del neoeclettismo. Condanna senza riserve, ad esempio, il padiglione belga, che qui vedete, giustamente, ma è tuttavia benevolo nei confronti del padiglione spagnolo,
che definisce opera del giovane e valente architetto Laredo, ignoto architetto, ma insomma, che in fondo mi sembra forse anche peggiore di quello belga. Parole ovviamente di lode, vive e schiette sono tributate al padiglione austriaco di Hofmann, di cui apprezza le armoniche proporzioni, la funzionalità degli spazi, questa volta la calcolata distribuzione della luce. Ma qui vediamo un'immagine dell'interno, ma per chiudere, nell'autore del sanatorio di Purkersdorf, ormai noto in tutta Europa, delle varie ville viennesi sulla Hohe Warte, dell'appena concluso palazzo Stocklet, perché siamo nel 1911, in quello che è uno dei maggiori architetti europei del momento, alla cui porta pochi mesi prima aveva bussato un giovane architetto svizzero assai dotato e assai ambizioso, vale a dire Charles-Édouard Jeanneret, cioè il futuro Le Corbusier. Ecco, in questo personaggio Pica vede ancora, come 10 anni prima, un architetto, ma soprattutto un decoratore di modernistica originalità. Grazie. Bene. Attraverso la relazione di Quattrocchi viene fuori un altro aspetto interessante e indicativo di Pica, cioè la sua moderazione. Sì. Io avevo sottolineato il coinvolgimento, che mi sembrava un dato molto significativo, ma nel coinvolgimento non c'è la scelta, non diventa mai un critico di tendenza. No, è sempre molto prudente. È prudente e moderato, quindi sostanzialmente moderato vuol dire anche implicitamente eclettico, sì, che è un fatto positivo ma anche limitativo. Nello stesso in questo tempo. Caso non tanto, e comunque conferma quello che dicevi te dei rapporti personali. Sì. Ad esempio, questa esaltazione di Boberg, abbastanza incomprensibile, nasce anche questa da una conoscenza personale con Boberg. Magari se avesse conosciuto Berlage si sarebbe entusiasmato per Berlage, che forse era anche meglio. Insomma. Bene, grazie. Allora, l'ultima di questa prima parte della mattinata, Livia Spano, è stato accennato l'attenzione di Pica per gli aspetti, diciamo, di arti così, arti applicate praticamente. Ecco, a questo è dedicato l'intervento di Livia Spano, che lavora all'Università di Siena, dove si è formata e dove tuttora lavora, insomma, con vari dottorati, eccetera. Poi credo che ci deve essere questo foglio che io ho ricevuto, c'è nella cartella? Ah, va bene, quindi è inutile stare a ripetere le cose. Vai. Grazie dell'invito, di queste 3 giornate veramente dense e interessanti di anche bilancio su questo progetto CAPTI, di cui appunto faccio parte e da cui deriva anche questo mio contributo. Qui, scusate, io non so. Ah, non lo so neanche. Ancora. Racconta di immagini. Ancora le immagini d'architettura. Non compare niente. Ah, qua forse. Ok. Una cartella. Ecco, dunque, il mio intervento proprio va ad affrontare questo aspetto delle arti decorative, che è stato già in un certo senso introdotto dalla relazione precedente, e tenterò appunto di dimostrare quanto proprio nelle arti decorative Pica raccoglie queste due qualità che sono già emerse, vale a dire la figura di critico militante, secondo me, che comunque è assolutamente constatabile, pur scegliendo
avendo una declinazione di critico militante, prudente e moderato, ma attento comunque a documentare quello che succede intorno a lui nella sua contemporaneità, appunto. Appunto, dicevo, se è indubbio che uno dei maggiori meriti di Pica fu quello di essere un vero critico militante, sempre pronto a carpire, quindi, in un certo senso, le nuove espressioni d'arte europea per diffonderle nei suoi articoli pubblicati sui più importanti quotidiani e sulle più aggiornate riviste in tutta Italia, soprattutto nella speranza di aggiornare il pubblico, allora non stupisce la sua attenzione dedicata al rifiorire delle arti decorative che aveva invaso l'Europa, appunto, nella seconda metà dell'Ottocento e di cui in Italia si attendeva il risveglio. L'attenzione di Pica per il mobile moderno, tema centrale di questo intervento, rientra in questo suo più vasto interesse. Anzi, per Pica il mobile, cito testualmente, è l'opera più importante della produzione industriale, giacché per giudicare la maggiore penetrazione dell'arte nella vita familiare di un'epoca o di una nazione, nulla vale tanto quanto il guardare come essa sia alloggiata e arredata. Il mobile è dunque per Pica la spia, la cartina di tornasole, potremmo dire, per constatare quanto una società abbia fatto propria quell'idea di un'arte indispensabile ad animare ogni aspetto quotidiano della vita, ed è la mobilia, dice ancora Pica, che crea l'ambiente prima di tutto e quindi più di altri prodotti diviene l'oggetto in cui bello e utile non possono stare disgiunti. Sono queste quindi le motivazioni che portano Pica a dedicare nei suoi scritti grande spazio proprio alla produzione del mobile, lui dice, spesso fabbricato d'OGD, soprattutto quando, attento osservatore e cronista d'eccezione, come viene definito nelle fonti, commenta con sguardo aggiornato ma senza farsi prendere da facili entusiasmi le grandi esposizioni dedicate alle arti decorative, soprattutto appunto quelle italiane, e vale a dire, appunto, come abbiamo visto, quella di Torino 1902, la Biennale di Venezia del 1903 che apre le porte anche alle arti decorative per la prima volta e poi l'esposizione del Sempione del 1906. Del resto, come ha sostenuto Rossana Bossaglia a proposito proprio di queste manifestazioni, cito testualmente, mancando in Italia, allora come oggi, un'istituzione pubblica attenta a prodotti d'arte industriale, cioè un Museo Nazionale delle Arti Decorative, i pezzi furono subito assorbiti dal mercato. E se oggi possiamo ricostruire la fisionomia dell'arte industriale presentata all'epoca, è grazie soprattutto a quanto scrissero allora i critici più affermati ed informati, come Alfredo Melani, Ricotò e appunto Vittorio Pica. Ecco, effettivamente la pubblicazione di Pica curata, le pubblicazioni di Pica curate spesso dall'Istituto d'Arti Grafiche di Bergamo, come del resto anche i suoi articoli editi per lo più su Emporium o su Illustrazione Italiana Decorativa Industriale, sempre ricchi di riproduzioni fotografiche scelte spesso appunto dallo stesso Pica, ci permettono ancora oggi di vedere non solo i singoli oggetti d'arte applicata, ma anche l'intero arredo di una sezione oppure appunto di un ambiente, una camera da letto per signora, un moderno studio, un salotto, insomma hanno avuto senz'altro il merito di diffondere, visto che siamo all'interno di un contesto dove si parla di diffusione di cultura divisiva, appunto, di diffondere non solo all'epoca ma anche sul lungo periodo le diverse tipologie d'ambiente moderno che italiani e stranieri appunto propongono agli inizi del Novecento. Ora, l'attenta analisi e ricostruzione che Pica fa a Torino, ma anche vedremo a Milano nel 1906, dei prodotti dell'arte decorativa esposti nelle diverse sezioni, porta per l'Italia alla medesima conclusione. E cioè che la nostra nazione è, dice Pica, ancora in marcia nel risveglio delle arti decorative, più arretrata rispetto al resto d'Europa, soprattutto perché pochi sono gli artisti e gli artigiani che si sono posti sulla via della modernità, mentre i più, anche per motivi di mercato,
mercato sono ipnotizzati dal glorioso passato e non si sono emancipati dalla riproduzione selvaggia della tradizione. Ora, se questa è una condizione generale che investe tutte le arti applicate, dal gioiello al ricamo alla ceramica, lo è a maggior ragione per il mobile, se consideriamo che nei primi anni del XX secolo i pezzi d'arredo maggiormente appunto diffusi erano quelli che riproducevano i modelli antichi. Insomma, possiamo dire che il mobile italiano si identifica con quello in stile neorinascimentale toscano. Così a Torino nel 1902, quando il programma dell'esposizione ammette proprio solo per scelta solo oggetti ispirati alla modernità, con l'esclusione, come si legge nel programma, della semplice imitazione degli stili del passato, è inevitabile per Pica constatare l'acerba produzione dei mobilieri italiani, che hanno tentato spesso senza molto studiare a riprodurre appunto il mobile moderno. Ora, a differenza, dicevo, di altri critici, questo lo dice anche la Bostaglia, che a 60 anni e più di distanza arriva lo stesso bilancio, in certi, con le dovute ovviamente differenze con Pica, dicevo, a differenza di altri critici entusiasti della via del nuovo intrapresa a Torino, Pica è più severo nella sua analisi, non risparmia critiche alla troppo, dice, indulgente giuria d'accezione per non aver fatto una più rigida selezione, così che la grande maggioranza dei mobili esposti nella sezione italiana, di quali buona parte non doveva neppure essere accolta, dimostrano in chi li concepì e li eseguì una completa mancanza di sani criteri costruttivi e decorativi ed una deplorevole deficienza di buon gusto. Certo, continua Pica, sono via anche vari arredamenti che fanno se non ora assai ben sperare nell'avvenire, nella patria nostra, di questa branca oltrepoto importante dell'arte applicata. In maniera quindi diretta e schietta, Pica afferma che pochi sono coloro che meritano di essere menzionati e sottolinea che anche questi devono comunque in un certo senso aggiornarsi e migliorare. Decide pertanto nei suoi scritti di passare in rassegna agli artisti italiani, dice, degni di nota, tra le ancora troppo pompose goffe falsificazioni dello stil novo, indicando ogni volta al lettore attento ora gli obiettivi raggiunti, ora gli elementi che devono ancora essere migliorati, e arrivando alla fine a fare, dice lui, un bilancio fruttuoso perlomeno per l'avvenire. Così facendo, già all'alba, in un certo senso, del XX secolo, bisogna riconoscere a Pica il merito di aver fatto quantomeno una panoramica della produzione moderna del mobile, mostrando al pubblico italiano i nomi di coloro che avevano tentato senza troppo riuscire e anche di coloro che, per dirla ancora con le parole di Rossana Bossaglia, pur contandosi sulle dita di una mano, possono essere considerati tra gli ebanisti con una specifica qualificazione modernista. Ecco, tra chi, appunto, si diceva anche prima, ha provato ad abbandonare il rifacimento in stile e ad intraprendere appunto la via del nuovo, per Pica è il gruppo dell'Emilia Arts. L'Emilia Arts presenta a Torino, dice Pica, un complesso svariatissimo e interessante di prodotti d'arte applicata. Ma attenzione, se Pica di questo gruppo appunto apprezza alcuni oggetti d'arte applicata, tra cui appunto le rilegature dei libri oppure i ricami su disegno per esempio del Tartarini, non apprezza assolutamente il mobile, dicendo che, rimproverando appunto ai mobili dell'Emilia Arts la scarsa eleganza della sagoma, troppo massiccia, le colorazioni poco gradevoli all'occhio e un eccessivo abuso di oro nell'ornamentazione. Troppo carichi, insomma, questi pezzi d'arredo che contravvengono, secondo Pica, ad una fondamentale qualità del mobile moderno, ossia l'essenzialità, dice Pica, costruttiva e la leggiadria della linea, la quale doveva sottostare alla struttura architettonica per permettere la creazione di una mobilia, dice Pica, adatta non più ai grandi spazi del palazzo, ma bensì a quelli dell'appartamento moderno. La lezione su questa via l'aveva data da tempo Van de Velde, amato di fatto da Pica come appunto soprattutto design in tutta la produzione, proprio per aver saputo, dice Pica a proposito di Van de Velde, in ogni suo pezzo d'arredo infondere la semplicità mai disadorna, il movimento slanciato di linee.
Ora, allo stesso modo degli emiliani che avevano tentato senza riuscire nel mobile di rinnovare il mobile italiano, altro tentativo andato per Pica non a buon fine era stato quello dei toscani d'adozione Cluter & Girard, i quali, scrive Pica, in alcuni loro mobili in legno intagliato di noce non sono privi di grazia, ma spesso appaiono troppo carichi di riporti in metallo. Ecco, questi stranieri d'origine ma produttori in Italia, Pica lo precisa più volte, attento appunto ai suoi lettori, sono, dice, tra i troppo premiati dalla troppo indulgente giuria torinese, che se da una parte, dice giustamente, d'altro canto la Rosana Bossaglia, bandiva l'imitazione dell'antico, poi apprezzava quelle rivisitazioni rinascimentali nel rococò del modernismo nei mobili proprio fiorentini firmati Cutler & Girard. Per Pica non poteva certo essere questo, appunto, dalla decorazione ancora eccessiva e dalle sagome, dal retrogusto antico, il mobile italiano. Ma d'altro canto, l'abbiamo detto, appunto, pur essendo attento alla modernità, mantiene Pica sempre rimane sempre in posizione di attenta moderazione. Diversamente da altri suoi colleghi, come appunto il cosmopolita Alfredo Melani, non apprezza totalmente nemmeno chi, dice Pica, con eccessiva bizzarria e stravaganza ha tentato senza logica la via della modernità. Se infatti i principi fondamentali, come si è detto, erano la leggiadria della linea che conferiva decoro, questa non doveva mai, dice Pica, perdere di vista la sobrietà e la logica razionalità. Ed allora non stupisce che Pica non ami i mobili firmati Bugatti. Il critico di fatto riconosce all'ebanista milanese il merito di essere stato il primo, e cito testualmente, ad inventare sagome e decorazioni differenti da quelle usate da quelle già abusate nella mobilia ricopiata dai modelli antichi. Tuttavia, di carattere moresco, ma con una sovrabbondanza talvolta fastidiosa di lunghe frange di piastrelle metalliche, i mobili di Bugatti spesso escono fuori dai confini della logica e della praticità. Insomma, troppo esotici i pezzi Bugatti per Pica, opere d'arte prese a se stesse, ma che occupano troppo lo spazio e hanno forme di fatto dove il decoro lascia spesso il posto alla fantasia bizzarra. Chi ama l'ebanista, dicevamo, invece è il milanese Melani, che è pronto a sostenere invece tutto ciò che sia veramente dichiaratamente internazionale e moderno, così scrive a proposito della sala allestita da Bugatti a Torino. Ambiente moderno è quello di Bugatti, le linee hanno qui un moto roteante e poiché questa sala contrasta con le consuetudini dominanti, essa può essere fatta oggetto di dileggi, ma chi come me ha un animo aperto ad ogni tendenza purché sia moderna, prova un senso di piacere e ammira l'audacia dell'artista. Ecco, bastano penso queste poche righe per capire quanto Melani e Pica siano su due fronti spesso opposti nella critica sul mobile. Per Melani, pronta appunto a definirsi oltranzista moderno, tutto ciò che rinnega la tradizione e guarda ai progressi fatti all'estero è assolutamente apprezzabile. Al contrario, per Pica non basta inventare forme nuove, ma nelle arti decorative, special modo nel mobile, l'artista deve, attenzione, senza bizzarrie e senza troppe rivoluzioni, saper creare forme che siano belle e funzionali all'uso dell'oggetto. Ed ecco perché Pica, a Torino 1902, dopo aver dichiarato di essere in linea con quanto aveva esposto lo stabilimento Monti per una stanza di studio di quercia, dice, in cui semplicità e praticità non vanno disgiunte dalla gradevole leggiadria della linea, non può però asserire lo stesso per quanto il medesimo stabilimento ha esposto per le tre stanze di tipo economico realizzate, ci dice Pica, sotto l'egida autorevole della famiglia artistica milanese. Qui tutto è contrario alle norme dell'arredo moderno, secondo Pica, e le forme squadrate e solide, più che andare incontro all'economicità e all'elementare praticità, dice il critico napoletano, sono degne della punitrice tristezza di un penitenziario di lusso.
Per il critico non c'è niente che giustifichi una tale assenza di decoro. Così, a proposito di questi mobili, è pronto a ribadire che se vi è stato qualche giudice indulgente che, non sapendo cos'altro lodarvi, ne ha lodato le buone intenzioni, per conto mio sono convinto che in fatto d'arte, e l'arredo rientra in questa, le intenzioni valgano per quanto assumano la forma di bellezza. Il giudice, appunto, che aveva, ma cui Pica fa riferimento, è per l'appunto Melani, che sulla la rivista Arte Italiana Decorativa ed Industriale aveva espresso le sue lodi alla famiglia artistica per l'intento e l'idea di produrre un arredo moderno ed economico. Melani, infatti, al contrario di Pica, apprezza tutta la produzione Monti. Il maggior pregio dei suoi arredi sta in due elementi: l'economicità del prodotto, ma anche e soprattutto la capacità di essere, dice appunto Melani, organico, traendo dalla struttura del legno le forme costruttive, aggiornato com'è su quanto viene fatto all'estero. Ecco, lo sguardo a quanto all'estero nelle arti decorative si sia fatto e si stia continuando a fare è per Pica come per Melani fondamentale affinché anche da noi si possa intraprendere la via del nuovo. Tuttavia, se per Melani, che si definisce internazionale, aperto ad ogni nuova tendenza, è appunto fondamentale seguire per i nostri artisti l'esempio dei maestri ormai simbolo dell'Art Nouveau, per Pica tutto deve essere assimilato, digerito, reinterpretato, perché quanto si produce deve prima di tutto essere espressione della razza, dice appunto, e del popolo che utilizza quegli oggetti. A maggior ragione nel mobile, in cui le forme devono, come nell'architettura, seguire, dice, il clima e le usanze del popolo. Non stupisce, detto questo, quindi, che se per Melani il miglior mobiliere in assoluto, modello da seguire, sia Giacomo Cometti, e infatti scrive: questo valente scultore torinese ha avuto il merito di passare dall'arte maggiore alla minore e sta portando il mobile italiano alle sue più alte espressioni, perché la sua fantasia soggiace alla potenza costruttiva e tende sempre più a forme geometriche, tanto attratto dal razionalismo olbrichiano. Addirittura a un certo punto Melani dice che Olbrich possiede Cometti. Ad alcuni italiani, continua Melani, appare troppo geometrico e semplicista, ma i mobili che gli ha disegnato, per chiarezza di motivi e giusto impiego dei materiali, sono un modello. Ovviamente Pica non è d'accordo e considera Cometti chiaramente un valente scultore e anche un bravo mobiliere, ma che potrebbe migliorare se solo abbandonasse quei riferimenti tedeschi, rigidi e stranieri, per tornare all'eleganza della linea. Le motivazioni che fanno portare Pica a, in un certo senso, bocciare o non apprezzare in tutto i mobili firmati Cometti, a ben vedere sono le medesime che lo portano ad eleggere come suo modello il mobile di Eugenio Quarti. Tanto Cometti aveva guardato le novità estere, quanto Quarti era stato in grado di essersi interrogato su quali forme fossero adatte, dice Pica, alla razza latina. Così scrive nel 1898 su Emporium, attenzione, il primo articolo dedicato dalla critica dell'epoca a Eugenio Quarti. Fin dai vari anni, Quarti, mentre gli altri stipettai italiani, eccezion fatta del Bugatti, attardavansi di imitare l'antica arte toscana o sforzavansi di conquistare i favori degli snob con poche solide imitazioni dello stile inglese, egli si preoccupava di fare in modo che ogni mobile uscito dalle sue mani presentasse un carattere moderno in accordo con le tendenze estetiche della nostra razza. Egli fin da primo momento ha compreso che la semplicità stecchita e disadorna degli anglosassoni, la pesantezza dei tedeschi, non può essere gustata che a metà da latini e che le predilezioni di costoro sono per una certa vaghezza esteriore, la quale deve formare la gioia dei loro occhi, invaghiti nelle linee eleganti e dalle tinte vivaci. Guardate quindi le sue seggiole e i suoi mobili, guardate i suoi letti e i suoi armadi, guardate le sue vetrine e sarete sempre obbligati ad ammirare la solidità dell'insieme, l'eleganza della linea, la bellezza delle superfici, illeggiadrite dalle incrostazioni preziose. Ora, penso che bastino queste brevi righe per percepire un vero e proprio trasporto che il critico napoletano ha per questo giovane lombardo, che effettivamente nei suoi mobili riassume tutte le principali caratteristiche dell'arredo per Pica. Vale a dire struttura dominata dalla linea, superfici sapientemente impreziosite senza eccesso, arredi misurati
che, dice Pica, non invadono lo spazio, ma lo occupano proporzionati come sono alla vita quotidiana. Pica del resto conosce bene Quarti e si torna appunto al concetto della conoscenza diretta con gli artisti, con gli artigiani e con le personalità di cui Pica parla, e ne condivide comunque non solo la sua produzione ma anche il suo percorso formativo, in linea con quanto il critico stesso consiglia ai tanti giovani che vogliono dedicarsi all'arte applicata moderna. Non c'è dubbio d'altro canto che siano gli scritti di Pica le prime fonti per ricostruire le fasi dell'arte di Eugenio Quarti. Possiamo dire con certezza che il critico aveva conosciuto Quarti tramite Vittore Grubici, il quale aveva avuto il merito di scoprire questo giovane artigiano e di tramutarlo proprio in artista. È grazie all'intercessione di Grubici, come dimostrano le lettere inviate da Pica, che questi può appunto avere tutte le informazioni per poter scrivere sull'ebanista e diffondere anche tramite fotografie l'arte di questa, dice Pica, individualità affatto originale. Ora, nel primo e lungo articolo su Emporium del 1899, dicevo appunto il primo dedicato in assoluto a Quarti, Pica tratteggia con attenzione la figura di Quarti, raccontandoci appunto la sua formazione avvenuta nella bottega paterna, dove era stato educato a conoscere i segreti del legno, e poi a Parigi, mandato proprio dai genitori a completare la sua formazione, scelta meritevole secondo Pica. E però appunto Pica continua dicendo che è tuttavia al suo rientro in Lombardia che per Quarti avviene la vera svolta, quando, dopo essere stato a bottega per qualche settimana da Bugatti, e l'influenza di Bugatti si vede nelle prime opere, i primi mobili di Pica, Quarti decide di aprire una sua piccola officina, precisamente nel 1888, data che solo Pica ci riporta, perché è in questo periodo che ebbe, scrive appunto il critico, la fortuna di essere presentato da un amico a Vettore Grubici che, appena ebbe scoperto in lui così felice attitudine, si interessò al suo avvenire ed incominciò ad inculcargli quei principi generali della bellezza e del buon gusto che sono proprie della sua arte. È grazie quindi ai consigli artistici, alla lezione sugli ideali morrisiani ricevute da Grubici, che secondo Pica Quarti riesce ad acquisire quell'eleganza della linea che è appunto la cifra dei suoi mobili di successo. Successo che Quarti raggiunge ben prima che a Torino 1902 e a Milano 1906 all'Expo di Parigi 1900, dove unico tra gli italiani si aggiudica il Grand Prix. A darcene conferma e a darcene documentazione e descrizione è ancora per la prima volta proprio Pica, che su un articolo edito sulla stampa del 1900 loda i mobili Quarti e dice che questo giovane ebanista si è distinto grazie addirittura all'istigazione dei commissari inglesi e giapponesi, cioè dei due più competenti di tutta la giuria internazionale di arti decorativa. Ecco, tra un'esposizione ed un'altra Quarti lavora però nella sua officina in via Palermo a Milano, dove collabora con amici e artisti, fra l'altro tutti apprezzati da Pica, tra cui Beltrami, Mazzucotelli, con l'intento, e questo ce lo dice anche Melani, di creare uno stabilimento artistico industriale moderno dove poter progettare e vendere arredi completi, ai quali l'ebanista comunque sovrintende con attenzione, attento a non perdere in tutto ciò che si produce, dal pezzo più prezioso di lusso, per dirla con Pica, a quello più semplice, la grazia della linea, la preziosità della superficie. Fra l'altro è da ricordare che è proprio da questa bottega che escono tutti i mobili dello studio milanese proprio di Pica. Ora, considerando questa sua attività imprenditoriale, non ci stupisce che sia proprio il mobiliere ad essere chiamata ad insegnare alla Scuola Umanitaria di Milano nel 1903, anzi l'ebanista viene nominato direttore della scuola laboratorio della scuola laboratorio d'arte applicata dell'industria del legno. Non abbiamo notizia da Pica riguardo al ruolo di Quarti nella scuola umanitaria, ma con certezza si può affermare che il critico avrà apprezzato molto questa scelta, visto che in più di un'occasione
Pica si era augurato che anche le scuole in Italia si aggiornassero e chiamassero proprio ad insegnare i valenti artisti artefici. Certo, per Pica nessuno meglio di Quarti avrebbe potuto insegnare la lavorazione del legno. Lui, che è nato artigiano, ne conosceva proprio tutti i segreti. Anzi, era proprio questo suo essere prima di tutto artiere che aveva costituito per Quarti una carta vincente, dice Pica, rispetto a tutti coloro che possono solo disegnare le creazioni e poi devono affidarle a chi le realizza. Dice Pica, e cito testualmente, in chi produce le arti applicate, infatti, le qualità dell'artiere che conosce la tecnica e dell'artista che infonde la bellezza devono convivere. Ora questa coincidenza di abilità, così presente nel nostro Rinascimento, si è andata perdendo, causando soprattutto nel mobile quell'inferiorità accertata più di una volta in Italia, dovuta appunto all'architetto, allo scultore o al pittore che soltanto disegna il mobile, in confronto all'ebanista che lo segue egli stesso. L'unico modo dunque per sopperire a questa lacuna, a parte il fatto se uno non è fortunato come Quarti che continua ad averle insieme queste abilità, prosegue appunto Pica, per l'artista l'unico modo per sopprimere a questa lacuna è per l'artista sta a trovare un artiere che non sia soltanto l'esecutore materiale della concezione artistica, ma ne sia spesso e volentieri l'intelligente collaboratore. Chi è riuscito appunto a trovare questa rara intesa è senza dubbio la coppia palermitana Basile Ducrò. I mobili di Basile Ducrò non è un caso che infatti per Pica siano, insieme a quelli firmati Quarti, gli unici moderni e italiani degni di nota. Questi pezzi d'arredo descritti in più di un'occasione da Pica sono proprio il prodotto dell'intima collaborazione tra i valenti artigiani diretti da Vittorio Ducrò ed Ernesto Basile, che non solo consegna nella grafica il pezzo d'arredo, ma ragiona, progetta, interagisce, così che alla fine i mobili devono portare sia la firma dell'architetto che quella della ditta. Basile, che come Quarti Pica non solo apprezza ma conosce personalmente, ha avuto, secondo il critico napoletano, due grandi meriti. Il primo è quello di aver capito, come i valenti suoi colleghi stranieri, dice Pica, che bisogna dare maggior cura alla progettazione degli interni degli edifici, dedicandosi non solo quindi all'architettura ma anche agli arredi. Due, di aver per questo, cioè per gli arredi, cercato valenti collaboratori, trovandoli proprio in quella ditta Golia che nel 1902 era passata sotto la direzione di Vittorio Ducrò. Per Pica questa collaborazione è così fondamentale che tiene a documentarla sempre fin dal suo nascere, stando attento sempre a lodare non solo le capacità creative di Basile, ma anche le abilità dell'artigiano impresario. A tal proposito così scrive in un articolo del 1903, intitolato non a caso Mobili siciliani nuovi. Fin dal primo assai riuscito tentativo nei mobili e negli arredi di Villa Igea, Basile ebbe la gran fortuna di trovare nel Ducrò, che già era a capo di quelle officine della ditta Golia, di cui è da qualche mese divenuto unico proprietario, un cooperatore ultramodo intelligente e di squisito buon gusto, il quale è riuscito a sopprimere dinanzi alla continua elaborazione inventiva della sua mente ogni difficoltà e a dare con lodevole facilità di svolgimento tecnico la necessaria forma concreta ad ogni più rapido schizzo da lui segnato sulla carta nella febbre della creazione. Ma tornando a noi, cosa apprezza Pica così difficile alla fine da accontentare nei mobili Basile Ducrò? La dote senza dubbio più grande da riconoscere agli arredi della coppia è quella di disporre nell'ambiente dei pezzi che sempre suggeriscono e servono allo scopo di pratica utilità per cui sono stati fabbricati, senza mai occupare troppo lo spazio. In base poi al tipo d'ambiente, i loro mobili possono essere caratterizzati da linee più eleganti e disegni leggiadri, come nel salotto o la camera da letto esposta a Torino, oppure mantenere forme più sobrie, ma mai disadorne, come nella stanza studio in quercia e cuoio. Ciò che Pica quindi individua come abilmente riuscito è l'equilibrio, qui raggiunto tra il decoro e la funzionalità, così da creare ambienti dove, dice lui stesso, viene voglia di vivere. Questa capacità di interpretare la modernità con semplicità ed armonia, i due l'avevano dimostrata per esempio anche nella saletta del Mezzogiorno alla Biennale di Venezia del 1903, dove, scrive Pica, mentre in tutte le altre sale trionfa la retorica decorativa, la sala del Mezzogiorno è l'unico ambiente che possegga mobili di comoda praticità e un aspetto d'ambiente da appartamento.
Inoltre, in questi arredi, Pica apprezza anche gli inserti decorativi realizzati da artisti vicini a Basile, così da mettere finalmente in pratica quell'idea della pittura e della scultura che torni a decorare senza inficiarne la funzione l'oggetto quotidiano. È il caso della spalliera del letto modellata da Antonio Ugo o della meravigliosa scrivania di Mogano decorata sempre dallo scultore Ugo insieme al pittore Ettore Maria Bergle. Questa collaborazione artistica tra architetto, artisti e artigiani aveva portato, secondo Pica, alla realizzazione di prodotti veramente italiani che, senza imitare le forme e le decorazioni straniere, potevano con successo competere con quanto in arti applicate si produceva fuori d'Italia. Anzi, la ricerca nell'arredo di forme moderne che mantenessero lo spirito della razza latina, lo abbiamo visto anche con Quarti, era appunto una delle qualità fondamentali. Ecco, e è la stessa identica ricerca di forme italiane moderne che aveva messo anche, che aveva portato appunto la coppia Basile Ducrot nel 1906 tra molti arredi a distinguersi per mobili di una veranda di casa di campagna in cui Basile si era fatto ispirare dalla tradizionale forma del carretto siciliano. Ancora una volta Pica descrive questi mobili come oggetti semplici di linee e di colorazioni sobrie, dalla fattura eccezionale che riesce a conferire un'efficienza artistica d'insieme di grazia mediterranea. Ancora una volta, quindi, a Milano, dopo aver descritto Basile, averlo dato i mobili Basile Ducrot, le lodi passano ai mobili Quarti. Insomma, Pica non ha dubbi, in un'Italia nel primo decennio del Novecento, ancora in marcia sulla via dello Stil Novo, sono Eugenio Quarti e la coppia Basile Ducrot i più originali ed abili fabbricanti di mobili d'oggidì, perché nei loro arredi domina, come lui scrive, la solidità dell'insieme, l'eleganza della linea, la bellezza delle superfici e potrei aggiungere, manca la bizzarria e c'è però il carattere della razza italica. Grazie. Bene, abbiamo concluso la prima parte della mattinata ed è venuto fuori un altro aspetto curioso della struttura mentale e di giudizio di Pica, perché forse questo apprezzamento di decorazione e struttura dei mobili contraddice la mancanza di percezione del rapporto decorazione struttura, cioè la lettura strutturale dell'architettura funzionalmente poi anche decorativa, voglio dire, la decorazione in funzione di un'omogeneità. E questo è abbastanza singolare, perché io mi ricordo quando ero studente, leggendo Il saper vedere l'architettura di Zevi, mi è venuta una certa angoscia, nel senso che si pretendeva, per capire l'architettura, una motilità, e per cui parlava del cinema anziché della fotografia, cioè, che effettivamente potrebbe far capire i limiti di comprensione di Pica retrospettivamente, in una maniera abbastanza curiosa. Oggi forse non ci si pensa più, perché siamo più abituati a praticarla, l'architettura, forse anche in senso riproduttivo, in maniera dinamica. Però mi ricordo che era un punto, forse Luca no, era già al di là di questi problemi, come altra generazione. Ma per me mi ricordo che, pensando cioè da un'esperienza di critica d'arte, l'architettura sembrava proprio un aspetto separato, e lo è stato a lunghissimo per la critica d'arte. Ecco, allora siamo un po' in ritardo, ma insomma comunque facciamo lo stop di... è previsto di un quarticello d'ora. Bene, riprendiamo allora i nostri lavori, e già che all'inizio avevo sottolineato che una delle qualità di Pica, nelle quali in qualche modo mi riconosco, è il rapporto, diciamo, il rapporto con i personaggi sui quali scriveva, un rapporto di scambio diretto e quindi di confronto, e quindi abbiamo l'esemplificazione attraverso
relazione o l'intervento, non so come, di Claudio Pizzoluzzo, che insegna all'Università di Siena stranieri, l'altra università importante con la quale avevamo tentato di collaborare quando c'ero io, ma non ci sono mai riuscito. E invece sarebbe stata importante. Non per colpa mia. No, no, certo. Ma non so se chi era il preside, no, il rettore. C'era Barney. C'era Barney. Ai tempi miei. Insomma, non ci siamo mai riusciti. Bene, e appunto questo è un esempio molto, molto diretto del rapporto con Andreotti, Libero Andreotti, uno scultore importante, un po' dimenticato, ma che non soltanto in ambito toscano ha avuto una grande rilevanza, e il rapporto con Venezia, c'è cioè l'Europa e così via. E la questione di Rodin. Rodin è una base della scultura contemporanea. Ecco, quindi forse anche il rapporto, il confronto Andreotti, eccetera, può essere stimolante. Grazie Enrico. E partiamo, facciamo un passo indietro. Il 16 aprile 1899, il giornale palermitano La Battaglia, che era l'organo ufficiale della militanza socialista in Sicilia, finanziato e diretto dal cosiddetto principe rosso Alessandro Tasca di Cutò, annunciava il rientro a Lucca del suo brillantissimo caricaturista Turop. Ora, non si sa bene se quelle ragioni domestiche addotte fossero una scusa diplomatica per coprire le conseguenze di un duello nel corso del quale il nostro Turop, ovvero Libero Andreotti da Lucca, aveva infilzato il polmone di un ex capitano. Sta di fatto che meno di due mesi dopo il giovane disegnatore si aggirava ancora per Palermo. Tuttavia le cose stavano precipitando e il 18 marzo del 1900 un occhiello redazionale della Battaglia inviava degli auguri a Turop, per la cui salute, si diceva, abbiamo trepidato. Questa volta la questione era assai più seria, perché non si trattava di una malattia, pur grave, alla quale poi avrebbe fatto cenno anche Gabriel Mouret, bensì di un tentato suicidio. Enrico Sacchetti, che è quell'arguto biografo di Andreotti, non offre nessun'altra spiegazione di questo episodio, se non quella paradossale, ovviamente, data dallo stesso Andreotti, perché le scarpe m'erano troppo strette e mi facevano male. Adesso vengo a scoprire invece che questa notizia era circolata fuori dalla Sicilia, facendo approdare così per la prima volta il nome di Andreotti a Parigi. Il 3 marzo 1900 il giornale radical-socialista Le Rappel, diretto da Charles Boss, pubblicava una corrispondenza del 1 marzo da Palermo, evidentemente inviata da Alessandro Tasca, che diceva: «Suicide d'un adversaire de la mafia. Monsieur Libero Andreotti, collaborateur du journal La Battaglia, fondé pour combattre la mafia, a tenté de se suicider en avalant une forte dose de sublimé corrosif. Son état est fort grave. Il refuse d'indiquer les motifs qui l'ont poussé à cet acte de désespoir. » Insomma, si lasciava intendere che il gesto disperato di quel 25enne disegnatore avesse a che fare con la lotta al potere oscuro della mafia che il giornale siciliano e il suo vignettista avevano coraggiosamente intrapreso. A quel tempo, in modo particolare contro l'onorevole Raffaele Palizzolo, ritenuto mandante dell'assassinio di Emanuele Notarbartolo, uno dei
forse il primo caso di assassinio politico. La fine della permanenza di Andreotti in Sicilia comunque era segnata e prima dell'estate del 1900 egli era già di ritorno a Lucca e ad ottobre si era insediato tra gli artisti bohemian del Gambrinus Halle, mancando così di pochissimo l'arrivo al Regio Istituto di Belle Arti di Lucca di Alceste Campriani. Buon amico per via della comune napoletanità di Vittorio Pica, il quale, Pica, proprio ad Andreotti, quando sarà di ritorno a Lucca nel 1914, chiederà di trasmettere al pittore umbro partenopeo i propri saluti. Per questa via, diciamo pure assai pretestuosa, arrivo dunque al sodalizio tra Andreotti e Pica. Un loro primo contatto diretto si può far risalire al 1905, quando lo scultore si presentò alla Sesta Biennale di Venezia, allora guidata da Fradeletto. Come si desume da una lettera di Nomellini del 5 marzo 1905, Andreotti, che allora esordiva, era stato molto in apprensione per il giudizio della giuria, nella quale figuravano per la scultura Giuseppe Romagnoli e Leonardo Bistolfi. Alla fine, nella sala romana, ordinata tra gli altri da Domenico Trentacoste e dallo stesso Nomellini, fu ammessa una sua terracotta originale, l'Alba, oggi sconosciuta. In quell'occasione, Pica liquidò l'opera tra le molte statuette più o meno graziose, ma di troppo mercantile futilità. Ora, non si sa se in precedenza egli avesse avuto modo di vedere le terracotte, i gessi, i dipinti, i disegni che Andreotti aveva presentato nel febbraio 1905 alla Mostra di Arte Toscana. Di certo, Pica poteva essere attratto sin da allora dallo scultore, per la sua palese sintonia con lo spirito dell'arte nordica, che Andreotti conosceva, oltre che naturalmente attraverso gli scritti dello stesso Pica, anche tramite lo scultore svedese David Edström, diventato un personaggio a Firenze in occasione di una sua personale a Palazzo Strozzi nel novembre del 1903 e della prima mostra secessionista allestita a Palazzo Corsini nella primavera del 4. Amico di Oscar Ghiglia e suo vicino in via Mannelli a Firenze, presentato da Prezzolini, recensito tra gli altri da Nello Tarchiani, da Ferdinando Paolieri, da Valentino Soldani e poi ricordato da Giovanni Papini, Edström incarnava quella bufera di tenebre e di gelo che Diego Angeli vedeva calare dalle montagne aguzze della Norvegia e o dai recessi paurosi della Selva Nera. Insomma, Edström era fratello per spirito di Ibsen, come scrisse Prezzolini. Ora, a questo mondo si imparentava anche Andreotti, già nelle sue illustrazioni per libri popolari o nei suoi disegni privati, un mondo che stava tra Ensor e Munch, oppure, più tardi, un mondo tra Edgar Allan Poe, come nel caso della Donna col gatto, o di Arthur Rimbaud, che lui conosceva, se non direttamente, certamente attraverso la prima traduzione italiana di Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi. Questo è il brano famoso Le Chercheuse de Poux. Quindi Andreotti entrava in pieno in quella cerchia di arte e letteratura d'eccezione di cui Pica era in Italia, come è ben noto, il più perspicace esegeta. Con il salto a Milano nell'ottobre del 5 e nell'anno seguente con il contratto con la galleria di Alberto Grubissi e la tutela di Gemma Ferrucci Manzi,
Andreotti entrò in un circolo sociale e intellettuale che lo pose subito in evidenza. Così la sua seconda apparizione a Venezia nel 1907 con un solo bronzo, Puro Sangue, ma collocato però un solo bronzo, ma collocato in piena evidenza nella storica sala internazionale della dell'arte del sogno, appontò con la madre che piange il bambino morto di Georges Mine. E quindi questo pezzo fu ben altrimenti accolto. Margherita Sarfatti su Varietas e Pica, nel consueto volume sull'arte mondiale a Venezia, riprodussero la statuetta, commentandola molto positivamente. Scusate, torno indietro. Dice Pica: mi sono riservato di nominare per ultimo un toscano, Libero Andreotti, perché nel suo gruppetto di levriero russo e di snella adolescente, due campioni leggiadri e seducenti dell'aristocratica animalità dei puri sangue, v'è, insieme con una tecnica morbida e carezzevole, una delicata raffinatezza fatta di sensualità plastica e di maliziosa sottigliezza cerebrale, che svelano in lui una spiccata nota di originalità modernista, quale invano ricercherebbesi in tutti gli altri scultori italiani che espongono nell'attuale mostra veneziana. Questo sorta di Trubetskoi erotizzato fu il trampolino per lanciare Andreotti in Europa. Nel settembre 1907 Grubissy presentò a Parigi, nelle serre di Cours-la-Reine, la sua scuderia di pittori divisionisti, ai quali unì le esposizioni personali di due scultori, Rembrandt Bugatti e appunto Libero Andreotti, che raccolse, tra varie voci di lode o di biasimo, l'apprezzamento di Gabriel Mouret, che sarebbe diventato amico di Pica e che sarebbe diventato il suo maggior sostenitore nei successivi anni parigini. A questo evento si lega la prima lettera, la prima missiva di Pica conservata nell'archivio di Pescia, l'archivio Andreotti di Pescia, spedita da Bruxelles il 14 ottobre 1907, dove scrive: della vostra mostra parigina vi parlerò fra una quindicina di giorni al mio ritorno costì, cioè a Milano. Vi dirò soltanto che i vostri bronzi, visti tutti insieme, perché a Parigi erano 35, mi sono piaciuti non meno di quando li avevo visti l'uno dopo l'altro. Così, l'anno seguente, alla prima mostra romagnola d'arte a Faenza, siamo nel 1908, Pica recensì con entusiasmo i 5 bronzi e i 2 disegni esposti allo scultore. Libero Andreotti, con 2 sapienti studi di nudo e con alcune di quelle sue figurette in bronzo di caratteristica e talvolta maliziosa concezione e di voluttuosa fattura che ne fanno uno dei giovani scultori più personali, più seducenti e più interessanti che possegga oggi l'Italia. Le statuette di Andreotti di quegli anni, infatti, erano abilmente concepite come una sorta di estensione morbosa della scultura di luce di Bistolfi e Trubetskoi, giocate, come commentava poi Sacchetti, sul contrasto fra liscio e scabro, fra puro e impuro, fra umano e bestiale, fra angelico e diabolico. Ma proprio questo andare sul bilico fra impressionismo e simbolismo agganciava l'attenzione di Pica, che vi trovava una soddisfacente risposta alla sua ricerca di una via mediana tra un fondamento di naturalismo e un superamento dell'abborrita realtà della quotidiana esistenza per raggiungere voluttà affatto individuali. Di questa è prova ulteriore il consiglio che Pica suggerì ad Andreotti in una cartolina inviata da Berlino il 23 giugno 1908. La visita alla collezione bellissima che in uno dei grandi musei berlinesi vi è di terrecotte di Tanagra mi ha fatto stamani pensare, caro Andreotti, alle vostre di terrecotte minuscole e leggiadre e mi sono domandato se non avete torto di trascurare del tutto un genere in cui nessuno meglio di voi potrebbe trovare un versante di squisita originalità.
E quindi non sarà un caso se tra gli albi e le cartelle, i dipinti e le sculture di Casa Pica si trovasse come unica opera andreottiana un gesso patinato di signora con cagnolino in cui si potrebbe, credo, riconoscere quella che noi oggi chiamiamo Donna Vittoria. È solo un'avvisaglia, ma già a questo punto qualcosa si è incrinato tra i nostri due protagonisti. A gennaio del 1909 Andreotti lascia Milano per Parigi e soprattutto si lascia alle spalle le sue tanagrette blandamente erotiche che avevano fatto sin lì la fortuna sua e di Grubisi. La sua aspirazione, affatto diversa, mirava ora a impegni ben maggiori sia per dimensione che per temi. L'estenuato Icaro della Vetta, iniziato a Milano nel 1908 su un'ispirazione poetica dell'amico Sam Benelli e terminato poi a Parigi nel 9, consacrò il suo successo al Salon de la Société Nationale nella primavera-estate del 1910. Proprio in quel mentre, nell'agosto del 10, Pica, trasferitosi a Roma per preparare al meglio la sezione straniera della mostra celebrativa del cinquantenario dell'Unità d'Italia, inizia a discutere con Andreotti della sua partecipazione e scrive: «In quanto agli inviti per Roma, io non mancherò di proporre il vostro nome, ma se prevale, come tutto fa credere, il proposito di un numero ristrettissimo di inviti, temo che non riuscirò a farlo accettare dai miei colleghi della sezione per le belle arti. Del resto, non comprendo come un giovane del vostro talento e del vostro ardire tema e sdegni tanto di sottoporsi ad una giuria. E d'altra parte, il rinunciare, perché non invitato, a partecipare ad un'esposizione dell'eccezionale importanza di quella di Roma dell'anno venturo, con 500.000 di acquisti assicurati e con 200.000 lire di premi, mi parrebbe un atto antipatico ed inopportuno di superbia e una solenne balordaggine». E tanto è l'impegno di Pica che il 10 dicembre può finalmente annunciare ad Andreotti: «Ho proposto, appoggiato dall'amico Innocenti, il vostro nome fra quelli degli artisti invitati alla prossima mostra di Roma e la mia proposta è stata accettata». Il 25 febbraio del 1911, senza sospettarne minimamente le conseguenze, Pica commenta l'opera che Andreotti intende esporre a Roma. «Grazie, caro Andreotti, per la fotografia del miracolo, troppo d'eccezione e troppo rodiniano, forse, per un pubblico italiano». Qui vedete il miracolo nella situazione attuale, perché poi negli anni 20 Andreotti tagliò le braccia e separò le braccia dal tronco. Il giorno seguente, quindi il 26 febbraio dell'11, il premurosissimo critico si adopera per consentire allo scultore di aggiungere altre due opere. «Carissimo Andreotti, pensando che accanto all'opera mandata sarebbe utile per voi di mandare a Roma altre due opere di formato forse più piccolo, ma più facili da essere comprese e gustate dal nostro pubblico, ho chiesto e ottenuto per voi una proroga di 5 giorni. Essendo ancora molto presenti a Pica le polemiche che erano nate intorno all'opera di Rodin in passato e soprattutto dopo la Biennale, durante la Biennale di Venezia del 1901, e cosa che del resto lui stesso ricorderà nel volume, nel commento all'Arte Mondiale a Roma del 1911, nel saggio dedicato a Rodin, Pica suggerisce dunque allo scultore delle considerazioni di opportunità sia estetica che materiale, commerciale. La risposta di Andreotti non si fa attendere e il suo tenore lo possiamo ricavare dalla lettera che Pica il 2 marzo invia ad Andreotti. È una lettera che io avevo già pubblicato nel 97, ma a cui ora si può fare una piccola aggiunta. Riscorro rapidamente la lettera per vedere i punti che Pica aveva toccato.
Ciò che avreste dovuto comprendere è che l'aver qualificata opera d'eccezione il vostro miracolo per me significava farvi una lode e non una censura. E inoltre, che d'altra parte, l'amico desiderava per ottenergli una migliore accoglienza dal nostro pubblico che fosse accompagnato da due altre opere più facili a conquistare il suffragio. In quanto all'influenza del Rodin, non mi sorprende che voi non vogliate riconoscerla, ma io la ritrovo perfino nella frase, tante e poi tante volte ripetuta a voce ed in iscritto dal geniale artista francese, con cui parlate dell'impressione profonda e rinnovatrice che ha ricevuto la vostra arte dal gotico francese. Avevo deciso di consacrarvi un articolo su Emporium, un articolo semplice, coscienzioso, in buona fede, ma dopo aver letto quello ampolloso e fregnacciaro, per dirla alla romana, della signora Valentine de Saint-Point, ed avere compreso che adesso voi amate che si parli di voi e dell'opera vostra in questo tono, io vi rinunzio, o almeno lo rimando a quando voi, che, passate alcune periodiche ubriacature, siete persona intelligente e arguta, vi sarete persuaso che certa réclame marinettiana può fare effetto forse su un certo pubblico grossolanamente snobistico, ma non giova punto alla fama seria di un artista. E poi, in un post-scriptum acido, aggiunge, a proposito della vostra ammiratrice Valentine de Saint-Point, chiede, ma ammira più l'uomo o l'artista? Ora, quando pubblicai nel 97 questa lettera, l'articolo a cui Pica faceva riferimento non ci fu possibile rintracciarlo, e invece adesso ce l'abbiamo. Lei naturalmente è Valentine. Andreotti. Esce sulla Nouvelle Revue nel febbraio del 1911 e porta questo titolo, quello forse per quello anche ci sfuggiva, in cui il nome di Andreotti non compariva, L'idée dans la sculpture moderne. E direi che, sintetizzando questo articolo, la Valentine fa una lunga premessa prima, nella quale sostanzialmente dichiara la fine dell'arte mimetica, esalta l'insegnamento dell'arte medievale francese e poi conclude con questa formula. L'idée, non qui est arrêté dans les formes, mais l'idée qui se dégage des formes. Ora, con questa formula, la Valentine opera quella distinzione tra Andreotti e Rodin, alla quale Pica faceva cenno nella sua lettera. E infatti lei precisa che la sua ultima opera, che sarà presente a Roma, quindi sapeva già che questo pezzo sarebbe andato alla mostra dell'11, è un torso con le braccia alzate e al di sopra della testa, testa che non c'è. Dice, evidentemente questa arditezza ricorda L'homme qui marche di Rodin. L'ho messo dopo, scusate. L'homme qui marche, e questo è il punto della distinzione, L'homme qui marche, dice, fermava plasticamente un movimento. L'opera di Libero Andreotti muove un'espressione. E a questo esito, secondo la Valentine, Andreotti arriva grazie al gotico francese. Quindi, come dire, dà merito allo studio che Andreotti compie in Francia. Influenzato dalle nostre mirabili cattedrali dell'Île-de-France e dalle tombe dei duchi di Bourgogne, eccetera, Libero Andreotti davantage s'attache a simplifier, a amplifier e a évoquer.
E poi conclude l'articolo annunciando una ulteriore nuova opera. Questo esempio del rapporto Andreotti con la scultura gotica, lei cita questa opera di Andreotti, questo grande bronzo di Andreotti, che porta il duplice titolo di Maria Maddalena o di Pleureuse. Purtroppo, appunto, lo vediamo senza questa, bisognerebbe mentalmente rimontarlo in modo da avere questo effetto guglia, diciamo, no? Che le braccia gli davano. Il riferimento all'Homme qui marche è ovvio, e paradossalmente l'Homme qui marche, come sapete, viene presentato proprio alla Mostra di Roma del 1911 e che verrà lungamente commentato da Pica, di cui era possibile conoscere anche la versione ridotta, diciamo, lo studio del solo torso. Van Houten dice anche che Andreotti non conosce bene l'opera di Rodin, perché non ha mai voluto conoscere, non è mai entrato nello studio di Rodin, il che veramente è abbastanza sospetto, per il fatto, se non altro, che pochi giorni prima Adolfo De Carolis gli scrive da Firenze ad Andreotti e gli dice: senti, per favore, mi fai avere una foto di un pezzo di Rodin? Quindi figuriamoci se non conosceva. E dicevo, infine, chiude l'articolo annunciando la preparazione, l'opera che ancora è in corso di Andreotti, col titolo dell'Arbre, quella che poi diventerà un trittico in realtà, e sulla quale Valentin de Saint-Point riversa su Andreotti la propria concezione superomistica, o per meglio dire, usando anche un suo stesso termine, superfemministica, della lussuria e della sessualità. E dice egli, Andreotti: songe aussi à éclore la sensualité de la nature et de l'homme dans la floraison sexuelle. Quindi, praticamente, in questo articolo lei va a anticipare quella che sarà poi il suo testo più celebre e che consegna il nome di Valentin ai posteri, che è il suo celebre manifesto futurista, della donna futurista, del 1912. Questo è il trittico come poi lo ha composto. Quindi, in qualche modo, Andreotti sposa questa interpretazione nazionalistica, celtica quasi, di Van Houten, e lui stesso scriverà che quel momento della sua attività corrispondeva a un tentativo di passaggio dall'impressionismo plastico all'impressionismo mnemonico, quindi un salto importante. Ora, di fronte a questo scontro in occasione della Mostra di Roma, effettivamente poi una traccia, volendola, si può trovare, perché nell'archivio Andreotti fra il 1911 e il 1913 non ci sono più lettere di Pica, quindi per almeno un anno o due quasi non ci sono più relazioni. Poi nel 13 riprendono, e il 10 dicembre del 13 Pica chiede ad Andreotti la foto del bambino con maschera, dice che ha la mia simpatia. Ora, mi dispiace, purtroppo l'unica immagine che ho è di una fotocopia di una vecchia fotografia, quindi è pressoché illeggibile, ma si può intuire che tipo di opera fosse. E quindi era, come dire, totalmente ignaro del fatto che Andreotti stesse andando in cerca di una sorta di nuova classicità sulla scia, in qualche modo, dei suoi nuovi contatti parigini, che erano fondati essenzialmente su Bourdel e su Maillol, e che poi trova già un primo grande attuazione, diciamo, con il gruppo poi modificato in seguito dopo la guerra di Diana e Atteone del 1914. E allora nel 17, quando ormai Andreotti è tornato in Italia e Pica continua a intrattenere rapporti con lui, nel 17 Pica cerca di organizzare
una mostra di Andreotti alla Galleria Pesaro a Milano. E una mostra che lui pensa insieme a Zandomeneghi, a Alberto Martini naturalmente e a Ulisse Caputo. Ora è evidente che Pica non aveva più gli strumenti, per così dire, per star dietro all'evoluzione di Andreotti, non riusciva più evidentemente a capire quale fosse l'indirizzo di Andreotti. Andreotti, di fronte a un abbinamento col vecchio Zandomeneghi, con Martini, la cui come dire, fantasia surrealista in qualche modo gli era relativamente estranea, e soprattutto al parigianismo come dire, così, di una mondanità superata di Caputo, Andreotti rifiuta. E qual è la sua opzione? Ovviamente la sua opzione è quella di andare sì a fare una mostra alla Galleria Pesaro a Milano, ma questa volta guidato da Ugo Oietti. E quindi è saltato il rapporto con Pica e Andreotti, molto, se vogliamo dire così, forse ingiustamente, furbescamente, capisce che Pica è andato e che invece Oietti sarà la chiave futura. E Pica se ne accorge, tant'è che nel settembre del 17 scrive: «Mi ricordo ancora il dispiacere che mi procurò in occasione dell'esposizione di Roma del 1911 la vostra ostinazione a non voler seguire il mio consiglio. E scrittovi ciò, non mi rimane che aggiungere: fate come meglio credete, che a voler persuadere gli artisti», poi puntini puntini, la frase si interrompe. Pica viene sostituito da Oietti, ma anche questo rapporto con Oietti fu una sorta di intesa a scadenza. E il risultato finale è che forse è in una, la frase forse più bella che Andreotti ha scritto di suo pugno, e che è, devo dire, anche un sinistro presagio di quello che ci sta accadendo a noi oggi. «Purtroppo la critica più spregiudicata persino si sconcerta alla vista del mio lavoro, che non riconosce, perché mai si interessò alla vita e sempre, purtroppo, si presentò davanti al nostro lavoro con una sagoma di carta traforata e attraverso ad essa pretese di vedere e giudicare. Tutto quello che da questa sagoma sconfina la sconcerta e irrita». Grazie. Ecco, qui vengono fuori anche proprio le difficoltà in questo dialogo, le difficoltà che poi subentrano, diciamo, proprio nella, tra due personalità, in sostanza. Ecco, quindi non solo l'adesione, ma anche la contrapposizione, soprattutto il problema che nel dialogo ci dovrebbe essere, diciamo, ottimalmente la massima disponibilità del critico a capire l'intenzione dell'artista e vedere se la realizza nell'opera, ma rinunciando alle proprie idee, voglio dire, perché cioè rinunciando al foglio di carta con i buchi che diceva Andreotti. Bene, grazie. E arriviamo allora alla conclusione della nostra giornata piana.